Ciao a tutti carissimi, bentornati e benvenuti. Il vostro Fomento Grigio e il vostro Lollo. Eccolo qui su Football Manager 2023, secondo episodio. Ieri c'è stata la presentazione. Diciamo c'è stata un pochino la scelta della squadra che è stata molto semplice perché sarà ovviamente una carriera di prova, come detto ieri. Torniamo su Football Manager 2023 e sono fomentatissimo, sono fomentatissimo. Saluto i ragazzi su Twitch, adesso li saluto tutti quanti. Saluto anche i ragazzi su YouTube, grazie dei like, condivisioni, grazie di tutto quello che fate anche su YouTube. Grazie, sono fomentato perché ci sono delle partite da fare, c'è del calciomercato da fare, ci sono delle cosette molto interessanti che vi devo dire. Insomma, molto molto importante. Tanto saluto i Brandoni, Brando, grande, grande, buonasera, mitico. Bentornato, benvenuto. Ciao Teo, perché oggi questo orario? Perché io, ragazzi, il venerdì, solitamente nelle ultime settimane lo sto portando alle 19, perché poi ho da fare. Quindi state sempre sintonizzati se volete, però il venerdì, faremo quasi sempre, nelle ultime settimane, faremo alle 19, ok? Quindi, mi raccomando. Belli gagliardi, belli fomentati, perché adesso andremo con la mia Lazio. Ovviamente mi sono messo anche la sciarpetta della mia Lazio, eccola qua. Ovviamente, perché la Lazio l'abbiamo scelta. Però prima di questo orario non riesco a vederti. Teo, mi dispiace, caro. Io ci provo a venire alle 9, però ragazzi, il venerdì purtroppo ho da fare, caro, ho da fare. Spero che riusciate in qualche modo a anche gli impegni che avete, in qualche modo a togliere questi impegni che avete e a stare qui con il Lollo. Per me è molto importante. Però, ragazzi, a parte questo, andiamo a bomba. Intanto saluto e ringrazio Umbra77 per il follow offline, perché io ringrazio sempre tutti coloro che fanno il follow offline. Quindi ringrazio e andiamo sul gioco, sul mitico, sulla mia Lazio. Cosa è successo? Partiamo con molta calma, andiamo precisi. Perché adesso faremo un'ultima amichevole insieme, un'amichevole di lusso contro il Barcellona, che ho voluto fare apposta per portarla sul canale, e poi avremo il derby con la Roma alla prima giornata di campionato. Poi Juventus e Inter. Ragazzi, vediamo cosa riusciamo a fare, quante partite riusciamo a fare. Ne faremo perché poi non dobbiamo fare solo partite, ma faremo tante cose. Mi raccomando, state qua, aiutatemi. E ovviamente consigliate anche voi quello che volete. E vi faccio vedere innanzitutto, prima cosa. Trasferimenti, quello che è successo, trasferimenti, vi faccio vedere immediatamente. Storia dei trasferimenti. Allora, ragazzi, a parte i giocatori che voi già sapete che sono nella Lazio: Marcos Antonio, Cancellieri, Casale, Romagnoli, Provedel, Gila, Vesino, Maximiano. Questi sono tre giovani. E poi ho preso, ragazzi, l'attaccante e il terzino sinistro, come vi dicevo ieri. Chi ho preso come attaccante? Secondo me ho fatto un bel affaruccio. Ovvero, ragazzi, Moussa Dembélé. Voi mi dite, Lollo, ma Moussa Dembélé, che senso ha Moussa Dembélé? Perché hai preso Moussa Dembélé? Ragazzi, francese, 26 anni, punta del Lione. Ancora un giocatore che si deve esprimere al suo massimo del potenziale. A 26 anni, Vice Immobile perfetto, regà. Vice Immobile perfetto. Quindi Moussa Dembélé. È tanta tanta robetta, signori. Moussa Dembélé, tanta robetta. Vice Immobile, e vedete anche i suoi valori: 15 come finalizzazione, 14 freddezza, buona accelerazione, buona la velocità, sempre 15 e 15. Equilibrio, forza, integrità fisica va bene. 16 senza palla, quindi fa movimenti come piace a me, in profondità, quindi si saprà muovere bene. Determinazione 15 è importante. Come detto, intuito 13, così così, tecnica così così, ma può andare bene. Colpi di testa buoni. Ragazzi, è un giocatore Vice Immobile. L'abbiamo pagato 11 milioni di euro, ma tutto a rate, raga. Possiamo arrivare a 13 milioni con delle clausole, però ragazzi, tutto a rate va benissimo. Qualche soldo ce l'avevamo, preso Moussa Dembélé. E poi ho voluto prendere un tifoso della Lazio. Dalla Cremonese ho preso Emanuele Valeri, ex tifoso, ancora. Ciao Niccone, benvenuto caro. Ancora tifoso della Lazio. Ha dei tatuaggi con l'Aquila, Emanuele Valeri. Quindi ho voluto prendere lui come terzino sinistro, perché ci mancava un terzino sinistro. E quindi ho preso Emanuele Valeri. Quindi calciomercato, Emanuele Valeri e Moussa Dembélé presi dal vostro Lollo. Calciomercato. Non è finito il calciomercato, dovremmo prendere anche un terzino destro. Perché cosa è successo? Sono riuscito a dare via, ragazzi, Isai,
Isai, che non mi è mai piaciuto molto, allo Zenit per 3,8 con delle clausole, però 3,8 milioni di euro, che alla fine è quello che ho speso per Valeri. Ok? Bene o male abbiamo preso un bel giovane, 23 anni, abbiamo dato via Isai, abbiamo fatto una buona contropartita secondo me, l'abbiamo dato allo Zenit. Poi questi sono andati tutti quanti in prestito, compreso Kamenovic alla Triestina. Quindi abbiamo fatto anche questo. Per cui, questo è il calciomercato fino a questo momento. Vorrei fare un terzino destro. Vediamo che cosa riesco a fare come terzino destro. Se volete darmi anche voi un feedback, un consiglio, tranquillissimi. Mi raccomando, la mia Lazio bisogna trattarla bene. Adesso ci faremo. Quindi, a parte il terzino destro, quindi calciomercato, vediamo cosa fare. Oltre al terzino destro, vi faccio vedere... Quindi questa qua è la rosa, l'avete vista l'altra volta. Voglio farvi vedere le amichevoli che ho fatto. Andiamo sul calendario. Allora, le amichevoli, ragazzi, all'inizio ho giocato in maniera positiva. In maniera positiva, le prime tre amichevoli sono andate così così. Sto provando un pochino la mia formazione, il mio 4-3-3. Ok, e ho fatto anche una seconda formazione, un 4-2-3-1 con il trequartista, dove metterei, se c'è la, c'è la possibilità, comunque ci va di mettere, di fare una squadra un po' più offensiva con un 4-2-3-1, metterei Luis Alberto trequartista. Però a parte questo, che è un'alternativa, quindi una seconda tattica, la prima tattica che ho fatto è un 4-3-3. Le prime partite, ragazzi, abbiamo anche giocate bene. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo perso col Milan 1-0, abbiamo pareggiato col Mainz 1-1, campi neutri. Abbiamo però perso, e qui mi ha fatto un pochino storcere il naso, 3-2 col Bologna. Quindi c'era qualcosa che non quadrava. Certo, i giocatori non erano ancora in forma, non sono ancora totalmente in forma, anche se adesso si è vista la differenza. Ho messo equilibrata, adesso vi faccio vedere la formazione, e ho vinto 5-1 col Beşiktaş in trasferta e 2-1 in trasferta contro il Sassuolo. Ora vediamo come va la squadra col Barcellona. Marusic, ragazzi, non l'ho mai, purtroppo è quello che sta meno in forma, perché purtroppo non ha mai potuto giocare per via di un infortunio. Ok, si è infortunato quasi subito, ha perso il ritiro, per cui è questo. Io vi faccio vedere un po' anche le statistiche. Col Milan, ragazzi, mi è piaciuto molto. Abbiamo giocato sul neutro di Venezia, penso. Come vedete sotto abbiamo anche le immagini. E la squadra ha giocato bene, raga. Guardate i tiri in porta della Lazio. 20 tiri contro i 19, ma 9 a 3 nello specchio. Abbiamo giocato molto bene, con un buon possesso palla come quello del Milan. Però loro hanno segnato con Rafael Leão al 44esimo. Diciamo, questa partita andava pure bene. Però, ragazzi, la difesa, Lazzari con Rafael Leão ha sofferto. E infatti anche Luis Alberto ha sofferto. Per cui, diciamo che Immobile, Zaccagni bene, ma... insomma, c'era da rivedere qualcosa. Però mi è piaciuta, la squadra c'era qua. La squadra c'era, Milan-Lazio. Mainz, squadra che dove stavamo battendo senza problemi, stavamo giocando molto bene, soprattutto il primo tempo. Poi io, ragazzi, nel secondo tempo faccio sempre molte sostituzioni, e come sapete, perché nelle amichevoli faccio sostituzioni con tutti i giovani, anche per provare un pochino i giovani, per vedere come vanno. E diciamo che primo tempo andava bene, secondo tempo no. Con le riserve che sono entrate, infatti non mi è piaciuto. Ha segnato Savic, abbiamo fatto un bellissimo primo tempo. Come detto, questo poi abbiamo fatto tutto nel primo tempo, queste azioni che vedete qua, questi tiri in porta. E però abbiamo subito il pareggio di Burkhardt al 76esimo, ragazzi. Come detto, i sostituti non hanno giocato bene, assolutamente. Abbiamo poi questo Valerio Crespi, 6.3, lui fa la punta, perché ragazzi, che succede? Non abbiamo purtroppo la punta che è infortunata, l'ho comprata infortunata. Moussa Dembélé, ve lo ricordo, Moussa Dembélé. Ho preso Moussa Dembélé e Emanuele Valeri, terzino sinistro. Moussa Dembélé di Lione come punta. Ma no, ma è infortunato, non ve l'avevo detto. Ciao Punta, appena arrivato a casa sono passato solo per un saluto, stasera proprio non ce la faccio. Se vuoi posso tenere aperto Twitch sulla live. Guarda Punta, se vuoi mi fai anche a me un favore, come vuoi. Se riesci, grazie. Però, insomma, se ti va di passare e ce la fai, io sarei contento, caro. Comunque, non ti preoccupare. Grazie di cuore, caro. Grazie di cuore. Grazie che sei comunque passato. Ragazzi, lo sapete, il venerdì purtroppo saremo di meno, ma io posso alle 7 il venerdì. Alle 9 non ce la faccio questa volta. Magari verranno altre persone, saranno incuriosite altre persone dal fomento grigio, dal vostro Lollo, che torna con Football Manager dopo un po'. Allora, poi amichevole col Bologna.
Faccio vedere l'amichevole col Bologna, sempre in campo neutro. Ragazzi, abbiamo fatto un primo tempo esemplare. Grazie a te, alla prossima, tengo aperto la live. Va bene, Gunta, grazie, grazie di cuore, caro. Un abbraccio. Allora, ragazzi, aveva segnato Arnautovic. Doppiette di Arnautovic, poi c'è stato comunque il pareggio della Lazio con Cataldi e Immobile. E Orsolini poi ci ha fregato nel 61esimo. Però ragazzi, questa partita, anche se l'abbiamo giocata abbastanza bene col Bologna, vedete le statistiche, mi ha fatto storcere il naso. E quindi non ho voluto mettere formazione, non voglio più mettere la formazione positiva in queste prime partite, voglio mettere l'equilibrata sempre con la difesa alta. Come vi ho fatto vedere ieri, stessa tattica. E poi ragazzi iniziano le gioie, nel senso inizia a giocare bene la squadra. Contro il Beşiktaş, nello stadio loro del Beşiktaş, abbiamo fatto un 5-1 esemplare. Primo tempo e secondo tempo stupendi. E è tornato Marusic, ha pure segnato nel secondo tempo. Però ragazzi, qui Zaccagni, Immobile, Luis Alberto hanno fatto veramente tanta roba. 22 di Rea 8, 14 a 7, giocando equilibrati, non positiva. Quest'anno, tatticamente, soprattutto l'intelligenza artificiale ho notato nel gameplay, la difesa è molto più attenta rispetto al passato. Il gioco non è variato molto, sono sincero al 100%, io ve lo dico, vi dico sempre le cose come stanno. Io l'ho comprato al day one, ho comprato il gioco, ci ho speso quelle 40 euro, però ragazzi ci sono piccole novità, ma il gameplay tutto sommato è un pochino modificato e migliorato, soprattutto l'intelligenza artificiale del portiere avversario e della difesa avversaria, anche della nostra difesa, ma soprattutto sul pressing. Si vedono cose diverse. Allora, adesso vi faccio vedere, a parte graficamente, proprio a livello statistico. Però qua ragazzi abbiamo giocato molto bene in casa del Beşiktaş, una buona Lazio, e iniziamo a far quadrare la squadra. Poi andiamo col Sassuolo, in trasferta, sempre in amichevole, al Mapei Stadium. Anche qua ragazzi li abbiamo surclassati, 21-7, 8-2, surclassati completamente. Segna il gol vittoria all'88esimo, ma meritavamo ragazzi di segnare molti più gol prima. Prima Immobile e poi il Wonder Kids della Lazio, ragazzi. Questo è il Wonder Kids su Football Manager della Lazio, ovvero Luca Romero. Quindi io mi aspetto che questo ragazzo cresca tantissimo. E Zaccagni e Immobile hanno fatto una partita eccezionale. Uno fa l'assist, l'altro gol, veramente bello, raga. Così Marusic, spero che migliori perché non sta in forma, come detto, era infortunato fino a poco tempo fa. E adesso ci vedremo insieme, ragazzi. Poi faremo un po' di calciomercato col terzino destro. Quante ne hai fatte? Ne ho fatte... Già ho fatto 5 amichevoli, Nicco. Adesso facciamo l'ultima col Barcellona. Beh, me la sono tenuta perché volevo portarvela in live. Vediamo come va la Lazio col Barcellona. Questa è veramente una partita importante. Vediamo se tatticamente ho fatto la tattica giusta. E poi, ragazzi, abbiamo il derby con la Roma. Ovviamente, raga, state qui perché abbiamo il derby con la Roma, la partita con la Juventus e la trasferta con l'Inter. Penso di farmi queste partite, siamo in live fino alle 21, per cui, raga, ci facciamo un bel po' di partite. Speriamo di riuscire a farle tutte, altrimenti ne le facciamo la prossima volta, non c'è nessun problema. Però, ragazzi, la rosa è questa, come detto, e al momento partono titolari Provedel, Lazzari, Patrick, Romagnoli, Marusic, Cataldi davanti alla difesa con Savic e Luis Alberto. Ragazzi, gioco offensivo con questi due giocatori, perché non è facile mettere insieme Luis Alberto e Milinkovic Savic, ve lo garantisco. Felipe Anderson, che insomma non è così forte, ragazzi, su Football Manager, pure se ha degli ottimi valori, soprattutto in accelerazione e controllo palla. Ecco, buonasera, avanti Lazio, faccio un altro gol. Grande Viking, urra. Mi raccomando, mettetelo ragazzi, soprattutto al derby, mettetelo. Insomma, ma il tuo Bologna mi ha battuto, Viking, urra. Mi ha battuto 3-2 in amichevole. Cioè, ti dico subito che mi ha battuto il tuo Bologna. Però ragazzi, come vedete, sono tutti in forma. A parte questi ragazzi che sono dei giovani che non ho messo, più questi infortunati che Pedro è infortunato, sono tutti in forma tranne Marusic che era infortunato. Ho fatto molto bene le amichevoli, bene l'allenamento, ben settato, sono contento perché le ultime due partite 5-1 e 2-1 contro Beşiktaş, 5-1 e 2-1 contro il Sassuolo mi sono piaciute in trasferta. Ora ragazzi all'Olimpico, Lazio-Barcellona, e poi ci facciamo pure un po' di calciomercato. Mi serve un terzino destro. Dobbiamo capire che terzino destro. Tata Damonis recupera, ma ragazzi questo è un portiere di riserva.
È stato un fuoco di paglia. Non lo so, Vikingur. Però sicuramente ci ha battuto 3-2. Allora, ragazzi, queste sono le dirette TV. Queste sono... Allora, molte cose non sono cambiate dall'anno scorso. Questa è la squadra, regà. Però Juventus in casa, no, raga, qui non va bene. No, 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 allenamento non va bene qua. Aspettate che dobbiamo cambiare l'allenamento, perché è anticipata la partita con la Juventus a sabato. Per cui, cosa fa il Lollone? Va allenamento, calendario allenamento. C'è la Juventus sabato, per cui direi di non fare totale movimento, ma facciamo, ovviamente, riabilitazione e revisione della partita. E no, dove sta preparazione e revisione della partita? Mentre qua, ragazzi, facciamo a sto punto, un aspettate, annulla. Qui c'è un totale. Non riabilitazione. Qua ci facciamo ancora calci piazzati. Per cui dite, Lollo, ma perché fai sempre sti calci piazzati? Perché voglio tentare di segnare su calci piazzati. Soprattutto voglio ottenere qualcosa sugli angoli offensivi. E quindi faccio una cosa del genere. Efficacia punizioni. Riabbia qui non mi serve fare, perché non c'è partita in questa settimana. Gli facciamo il rafforzamento legami. Ragazzi, arriviamo fino alla prima settimana contro la Roma, alla prima di campionato, perché vi faccio vedere le dinamiche. Già sono in verde, già sono in verde. Molto importante le dinamiche, lo sapete, in questi ultimi anni su Football Manager. Bene così. Allora, quindi, come detto, questa è la formazione. Ci serve un terzino destro, in teoria, in più. Pedro, spero. Allora, ragazzi, Moussa Dembélé l'abbiamo comprato, purtroppo sta ancora un mese fuori. L'abbiamo comprato infortunato, ma 26 anni, interessante. Non è chissà che cosa, però è un giocatore interessante, Moussa Dembélé del Lione. Un giocatore che deve ancora esprimere. Vice Immobile è perfetto, ve lo ridico. E poi ho preso un tifoso della Lazio, dalla Cremonese, il terzino sinistro Emanuele Valeri. Molto interessante, 23 anni, questo cresce. Questo cresce, quindi ho voluto. Poi ho dei Wonder Kids che vi ho detto ieri che ho in lista. Dopo li andiamo a vedere. Anzi, li andiamo a vedere subito. Vi faccio vedere osservatori, lista selezionati. Molti di questi li conoscete. Allora, Diego Coppola me lo stanno consigliando. E questo è da tenere sott'occhio. Becao è da tenere sott'occhio. Banse Baini me l'avete consigliato ieri come terzino sinistro. Ma a sto punto purtroppo ho preso già un terzino sinistro, quindi lo teniamo qua, ma al momento non mi serve. Borna Sosa, gli stanno facendo l'offerta, tra poco lo togliamo, anche se era interessante. C'è la Tebur sulla destra, ma Tebur, ragazzi, non viene, costa troppo. A Tebur è difficile da far venire, a Tebur, ragazzi, ci posso provare, ma è difficile. 28 anni dell'Atalanta, molto forte a Tebur, secondo me. Ho provato Cedric in prestito, ma voleva troppo. E poi c'è questo qua, ragazzi. Eccolo qua, Warren Zaire Emery, uno dei Wonder Kids che vi volevo dire, molto interessante. Un altro, secondo me, ragazzi, Wonder Kids è questo, Juan Ignacio Nardoni, e non lo conoscerà nessuno, segnatevelo, con l'Union Santa Fe, argentino. Nico Dominguez del Bologna è molto interessante qui su quest'anno su Football Manager. Villagra, altro giocatore del Talleres di 21 anni, interessante, ma non è proprio un Wonder Kids. Wonder Kids, ragazzi, è questo, Lucas Ambros, altro giocatore interessante del Wolfsburg. Segnateveli, raga. Hendrik, questo, raga, me lo voglio comprare. Questo me lo voglio comprare, un attaccante che io mi voglio comprare, perché è veramente forte sto Hendrik. 16 anni, questo è veramente un... E anche Julien Duranville, altro giocatore che è un Wonder Kids. Ve li faccio vedere intanto. De Lofeu, poi abbiamo Malen e Mecha. Vabbè, questi sono tutti giocatori forti che conosco. Armando Broca, altro Wonder Kids, molto forte, però già vale tantissimo. Muriel, Beto non è voluto venire perché ha firmato dopo il rinnovo. Arezzo è molto interessante. Belio, questo, ragazzi, non lo conosce nessuno, ve lo fa vedere Lollo. Diondrena Belio dell'Osijek croato, segnatevi pure questo, c'ha 20 anni. Insomma, mi sono messo un po' di giocatori. Ah, Marmoush, 23 anni, interessantissimo, punta e centrocampista offensivo, molto interessante, appena 23 anni, egiziano, segnatevi anche questo se non lo conoscete. E Matistel,
Questo è un altro Wonder Kids, però famosissimo, francese. Questo penso lo conoscono tutti. Diventa veramente forte su Football Manager. Vabbè, a parte questi, ve l'ho detti tutti. Mi serve un terzino destro. Qua alla fine c'ho solamente Cedric e Adebor. Regà, però mi serve un terzino destro da affiancare qua a Lazzari. Perché a parte Marusic, che fa il terzino destro-sinistro, anche Lazzari è forte, ma non mi ha soddisfatto fino a... Ragazzi, Lazzari non è che mi ha soddisfatto fino adesso. Comunque, continuiamo. Andiamo a fare amichevole col Barcellona. Ve la voglio far vedere. E poi il derby con la Roma, prima giornata di campionato. Iniziamo col botto. Un inizio bestiale. Vi voglio belli fomentati, mi raccomando, Vi voglio bene. Intanto Radu si sta allenando bene, ma Radu, ragazzi, è un ex giocatore. Vi posso garantire che Radu, fino a questo momento, ha veramente giocato male le amichevoli. Non mi sono pertanto Coppa Italia. Vabbè, questa è la Coppa Italia, regà. Ci interessa poco, andiamo avanti. Allora, aspettate. Allora, qui mi dice di mettere qualcun altro, ma non mi interessa. Recruitment. Feedback meeting. C'è un meeting sui feedback. Ci sono? Partecipiamo all'incontro. Ora, ci sono dei giocatori che mi raccomandano. Partecipiamo all'incontro. Andiamo a vedere come funziona. Allora, a parte trasferimenti in entrata, Dembélé e Valeri. Questi in uscita. Storia dei trasferimenti. Nuove politiche acquisti. Ah, qui mi stanno dicendo qualcosa. We look make a disposition. Trasferimento mediano, ragazzi. Cioè, mi serve, sì, ma fino a un certo punto. Poi ci sono questi, fatti dal direttore sportivo direttamente in Argentina. Io, ragazzi, ho fatto Spagna e Inghilterra, Al momento non hanno ancora trovato niente. Però io l'ho fatti io questi. Li ho fatti io questi qua. Questi focus. Gran Bretagna e Spagna. Poi Serie B, Serie A, Argentina. Insomma, stiamo andando un po' in giro per il mondo. Io direi salta le segnalazioni. Cosa mi dicono? Allora, ragazzi, qui mi stanno dicendo Barnabé, spagnolo della Serie B, centrocampista centrale, interessante. Interessante. Mattia Zanotti dell'Inter, Pastina del Benevento, Risto, Belgason, Carlos Augusto, terzino a brasiliano del Monza, l'avete visto, corre molto, Vieira non mi piace. Questo è Ellerson. Ah, è il ventenne dell'islandese dello Spezia. Niente di che. Mattia Zanotti può essere interessante, da quello che mi ricordo. Però vabbè. Ok. Mostra altri giocatori raccomandati. Ah, Pedro Vite del Vancouver, ecuadoregno. Questo è interessante, ragazzi. Questo è interessante. Attenzione. Attenzione. Mettiamolo in lista. Metti in lista Pedro Vite, ragazzi. Ecuadoregno molto interessante. 20 anni, centrocampista centrale. Può crescere molto. Senza palla mi piace, tecnica mi piace. Mi piace il dribbling, fantasia. Ok, questa è una bella mezzala. Anche aggressivo. Ah, molto interessante, 20 anni, bene. Poi abbiamo nel Deportivo un terzino destro. Però questo deve crescere. 19 anni, Trilli. Del Deportivo, così così. Non lo so. Poi questo Enzo Miglio, Noah François. Niente di che, secondo me. Enzo Miglio è molto interessante. Dello Stoccarda francese. E poi abbiamo sti Charlie McCann. Abbastanza bene. Vabbè, finiamo la riunione. A posto. Vi ho fatto vedere pure sta riunione sul calciomercato. Perché è una delle... Ah, aspettate, abbiamo fatto l'offerta per Berecischi. No. Berecischi te lo può pure tenere a 3,9. No, raga, non è male, Berecischi. Ma sinceramente a me non è mai piaciuto. 30 anni. No, te lo puoi pure tenere. No. Non lo voglio Berecischi, raga. Ha fatto l'offerta... Vedete, ragazzi, serve un terzino destro. E lo sa anche la società. In questo momento Tare ha fatto Berecischi. Ma io dico, sta bene così, ritira l'offerta, grazie. Me lo vado a vedere uno un po' più forte. Ok. Andiamo a farci sta amichevole, va? Forza Lazio, dai. Dai, belli di casa. Belli fomentati ve voglio, belli di casa. Non vi distraete. Intanto bevo, ovviamente. Si beve e si gioca. Ah, Ferrara, ragazzi, abbiamo un talentino della Lazio. Segnatevelo. Per chi inizia da carriere basse,
Sanà Fernandes. Inani, Inani, eccolo Vikingur fomentato. Li avete visti, li avete visti sulle rive del fiume. Ma chi avete visto? Chi avete visto? Avete visti sempre loro, Inani. Inani. Dai, allora ragazzi, Sanà Fernandes, vi stavo dicendo, è un talento di 16 anni che ha preso la Lazio, portoghese, centrocampista offensivo, destro sinistro, può fare anche la punta, può fare tutto, ala invertita, attaccante esterno. Ragazzi, questo è un altro wonder kids che ha la Lazio insieme a Luca Romero. Luca Romero però ce l'abbiamo in rosa. Sanà Fernandes lo teniamo nell'under 18. Ha fatto una tripletta, tanto per dirvi. Ok, questa qua la Viterbese non ci interessa. Questa è ancora la Coppa Italia. Andiamo a fare sta amichevole, dai. Dai con sta amichevole col Barcellona. Vamos a ganar contro il Barcellona, ma difficile, raga, ve lo dico già. Dobbiamo un po' capire le tattiche ancora. C'è molto da capire, c'è molto da capire, da fare. Allora, Valerio Crespi, che è la mia punta di Valcerignola in prestito. Ragazzi, Valerio Crespi è veramente bravo. Altro buon giocatore, ha 18 anni. Veramente interessante. Un bel attaccante. E io ovviamente lo mando in prestito per farlo crescere, perché da noi non giocherebbe mai. Ok. Però adesso ci manca la punta. Cioè abbiamo solo Cancellieri. Un po' come sta adesso la Lazio. Crespi va bene, perché come vi dicevo... Tanto Crespi, raga, lo mettiamo... in under 20, io quelli in prestito li mando in under 20, se no non ci capisco poco. E vi volevo dire, abbiamo solo Matteo Cancellieri, che è molto forte, però lui è più un esterno offensivo, ok? Destro o sinistro, ma più esterno offensivo di destra, più che sinistro. Luca Romero, ragazzi, mi gioca su tutto il centrocampo, su tutto l'attacco. È veramente un grande Luca Romero, raga. Ho rinnovato già il contratto di Luca Romero, tanto per dirvi. E ho fatto il contratto da professionista a questo Crespi, perché gli stavano in scadenza. Ok, andiamo a fare quest'altra partita, va? Lazio-Barcellona, dai. Andiamo a vedere com'è. Vi faccio vedere un po' il gameplay. Allora, innanzitutto la formazione rimane questa, perché col Barcellona facciamo questa, mi sento più sicuro, con Provedel, Lazzari, Patrick, Romagnoli, Marusic, Cataldi, Savic, Luis Alberto, Felipe, Anderson, Zaccagni e Grande Ciro là davanti. Equilibrata, come detto. Vi rifaccio vedere in possesso cosa sto facendo. Concentrare il gioco al centro, quando la palla va sulle fasce cercano di sovrapporsi. Portate la palla in aria. Quindi, e ci sono anche tanti tiri da fuori, ve lo garantisco. Ci sono anche tanti tiri da fuori. Più alto ritmo di gioco, poco più diretti passaggi, più creatività, perché la Lazio ha tanta gente che è molto creativa. Affrontate palla alla difesa, difesa palla al piede, cercate calci piazzati come al solito. Quindi mi sto studiando qualche calcio di punizione, qualche angolo io. È abbastanza larga l'ampiezza dell'attacco. E in transizione, ragazzi, sempre contropiede, fare il pressing di tutto campo, passa velocemente, la passa qua, vabbè, il portiere questo si sa. Non in possesso, sono le novità, ragazzi, faccio linea del pressing alta. Ok, quindi una linea alta di pressing, una linea della difesa più alta, quindi tentiamo di fare il fuorigioco facendo linea della difesa step up more, quindi vai più avanti, tieni la linea più alta, significa, e quindi in qualche modo si fa il fuorigioco, perché io vedo che facciamo molte volte il fuorigioco. Trap inside, che significa? Tentiamo di fare più pressing, qui molto più spesso, nella parte centrale, lasciando libere le fasce, un po' come fa Sarri, però... tentando di stoppare i cross. Ok, quando vanno sulle fasce, poi tentiamo di stoppare i cross. Raga, in questo modo, fino adesso, mi sono trovato abbastanza bene. Non dico benissimo, ma abbastanza bene, soprattutto le ultime amichevoli. Quando i giocatori entrano in forma, soprattutto. Ho notato che devono anche entrare bene in forma. Avversario, ragazzi, vabbè, giochiamo col Barcellona. Io faccio le mie solite cose sui singoli giocatori, che molti non fanno, ma io li faccio. Vado sicuramente a marcare Dembélé, Ansu Fati e Lewandowski, giocatori da paura. Contrasti duri li faccio fare a lui, va bene così.
pressing su Pedri sicuramente, pressing su Gavi, al centrocampo tento di fare pressing, rubare palla, lo sapete, questo è il mio modo di fare, e poi tentiamo di giocare sempre sul piede più debole con tutti i giocatori, perché secondo me è la cosa migliore. Vabbè, questa è una squadra di livello assoluto, raga. L'ho fatta pure perché prendiamo un po' di soldi, tipo 1 milione di euro, e quindi l'ho voluta fare. Formazione, andiamo, confermiamo questa. Ah, ho cambiato la skin, a proposito. Come vedete non è la skin classica, eh? È la VTCS, si chiama. La trovate su FM Scout, VTCS5. È la skin che sto utilizzando adesso. Se vi interessa, la trovate su FM Scout. Allora, ragazzi, andiamo alla partita. Questa è una partita bellissima. Non l'ho voluta fare io, sta amichevole, perché la volevo portare con voi. Partita complicata. Stringiamo i pugni, facciamo così, difensori, come queste sono sempre, queste qua ragazzi sono le solite cose di Football Manager, non sono cambiate, eh. Lasciamo così, anteprima, faccio vedere l'anteprima, questa è la nostra formazione, andiamo in televisione con questa amichevole, andiamo all'Olimpico, ci giochiamo la partita contro il Barcellona, con questo 4-3-3 come il nostro, con Busquets davanti alla difesa, però una qualità diversa. Un po' diversa rispetto alla mia Lazio mitica. Ok, allora le maglie sono 3D, ragazzi, ci sono perché sono all'interno del gioco. Luis Alberto, Lazzari, ci proviamo subito con Lazzari che si accentra, allarga per Zaccagni, Bellerin ruba subito palla, vediamo come va. Provedel per Patrick, cioè ragazzi, Patrick contro Lewandowski e Ansu Fati, insomma, Romagnoli, non è proprio equilibrata sta partita. Comunque Marusic l'ho voluta fare lo stesso. Sergei per Ciro, Immobile, Ciro prova il tiro, Ciro, Ter Stegen para da fuori, vedete ragazzi, anche non mettendo tiri da fuori loro tirano comunque da fuori, mi piace sta cosa, appena vedono il pertugio tirano, pur se non ho fatto quella cosa, non ho messo assolutamente quella cosa. Tanto ragazzi, bene Sergei, ruba palla. Guardate ragazzi, vedete il pressing come è fatto bene, come rubiamo palla e poi partiamo in contropiede con un Immobile in profondità, come piace a me, Immobile, Ciro e segniamo 1-0 col Barcellona. Ciro, ragazzi, è come piace a me la Lazio, in profondità, parte in contropiede, lancio di Lazzari e Immobile ruba la difesa, dovrebbe essere il povero Piqué, non lo so chi è. Comunque, 1-0 per la mia Lazio all'11esimo, come detto. Questa formazione. Luis Alberto, Patrick di testa e sfiora l'incrocio. Sfiorando il palo, ma che partita, signori. Sta facendo la mia Lazio i primi 16 minuti. Dai, forza Lazio, Flash, guarda qua, Flash, mitico. Benvenuto, caro. Forza Lazio sempre. Dai. Famogli 3 gol al Barcellona. Famogli sti 3 gol. Anche se non la vedo proprio perfetta. Però grande Zaccagni che ruba palla per Romagnoli. Finalmente un po' di Football Manager. Sì, esatto, ci voleva. Patrick, Sergei, il Sergio, Felipe che viene. Grande Felipe Anderson che recupera. Per Ciro Immobile, Ciro. E il destro ribattuto. Certo, sto FM23 è uguale al 22. Sì, Flescio, abbastanza. È migliorato qualcosa di gameplay. Hanno fatto qualche piccola stronzatina in più, ma l'ho detto all'inizio, abbastanza simile, sì. Bisogna ammetterlo. Il gameplay è migliorato a livello difensivo, diciamo, un pochino. Un po' più di pressing. Sì, ti ho sentito. Ah, ok, mi hai sentito, grande Flash. Luis Alberto, in mezzo, Immobile, anticipato. Patrick! Mamma mia! Qualche miglioramento c'è. Un po' sul calciomercato è fatto un po' meglio, anche la ricerca. Insomma, qualcosina c'è. Però è molto simile al 22. Luis Alberto, Immobile sul secondo palo. Quello l'ho fatto io sul secondo palo, È un mio schema. Io però vado sempre ogni 2 anni, quindi aggiorno il DB di FM22 quest'anno. Ah, ok, Flash. Fai sempre i pari, insomma. Gli anni pari. Attenzione, ecco, a me i calcio d'angolo in difesa mi preoccupano. Però Sergei è fortissimo. Attento Patrick, Jordi Alba, Christensen, Piqué, Busquets, Dembélé. Esatto, sono passato 2018, 2022, infatti, fai ogni 2 anni. Va Pedri, calcio d'angolo, molto bene ragazzi, ci difendiamo anche bene con questo Barça, molto forte, molto prepotente.
Va Jordi Alba. Va Jordi. Attenzione, Piqué, Provedel. Provedel. Su tutti. L'angelo biondo. Patrick. Attenzione, Gavi. Bello Marusic. Bello Marusic. Non l'ho visto. Centrali chi hai? Rimani con quelli reali? Sì, sì, flash. Patrick e Romagnoli. E Mpem fa il miracolo Provedel da su. Miracolo, ragazzi. Miracolo di Provedel. Patrick Romagnoli, Casale gira. Sì, flash. Esatto. Ho cambiato però sulle fasce. Ho preso un tifoso della Lazio. Ho preso Valeri, anche perché la Lazio non ha molti soldi. E ho preso davanti un vice immobile. Che finimondo per un portiere biondo. Esatto, flash. Finimondo per il portiere biondo Provedel, che ha fatto il miracolo. Comunque, ho preso Valeri, tifoso della Lazio, dalla Cremonese. E l'ho pagato pure poco. Ve lo consiglio perché è un bel giocatore. Adesso lo vedete, eh. Intanto Lazzari. Lazzari. Va Lazzari. Va Lazzari per Felipe Anderson. Va Felipetto. Bello il tocco per Ciro. 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 Dietro. Luis Alberto. Palo. Chissà che non arrivi in realtà a gennaio, Valeri. Magari, flash. Però ho preso anche Moussa Dembélé come attaccante. Vice immobile del Lione. Veramente interessante. 11 milioni e mezzo. Gli unici due acquisti che ho fatto adesso. Ragazzi, vediamo che Marusic è stanco stanco, eh. Allora, finisce il primo tempo. Ragazzi, finisce un primo tempo con i titolari molto bene, ok? Con i titolari è andata bene. Se gioca, se la gioca con il vice immobile, flash, io ho preso Moussa Dembélé, il vice immobile. Ho preso Moussa Dembélé, è molto interessante. Non se la gioca, intendo il terzino. Flash, nella realtà non so cosa faranno, nella realtà Flash purtroppo non lo so che farà la nostra Lazio, non lo so, caro. Purtroppo ci servono come il pane, ci servono tutte e due. Ma infatti io l'ho presi. Però siccome ho dato via Isai e Kamenovic in prestito, mi sa che mi vado a prendere pure un terzino destro qua su Football Manager. Tanto per fare così lo sborone. Vediamo se riesco un terzino destro, mo vediamo di fare un po' qualcosa di interessante. Ragazzi, bellissimo primo tempo. Bellissimo primo tempo. Però raga, qua vedo che però adesso fermi tutti. Ho fatto un bel primo tempo. Ma non ti conviene un altro terzino sinistro? Ma Marusic gioca benissimo, perché lo faccio accentrare, Flescio. Magari avanti con gli anni in prestito. Flash, ci ho provato. No, voglio giocare con Marusic a sinistra, perché lo faccio a centrare e col destro si tira. Attenzione. Attenzione. perché ho fatto una... Io ho messo una statistica personale... Cioè, scusate, una caratteristica personale che si accentra. Gioca internamente. Così tento pure di fare qualche sovrapposizione interna, per poi entrare con molti più giocatori centralmente, più che sulle fasce. Anche se gli faccio fare la sovrapposizione pure sulle fasce, il mio metodo, guarda ragazzi, è molto simile a Sarri. L'ho un po' scopiazzato, sono sincero, ma qualcosa di personale ce l'ho messo. Ma vediamo che succede, che cosa salta fuori. Allora ragazzi, tattiche, adesso facciamo tutte le sostituzioni. Allora, che cosa succede però? Qual è il problema? Che non abbiamo, per esempio, non abbiamo... Allora, qua ragazzi dobbiamo per forza fare. Purtroppo la punta è infortunata, eh. Allora, Maximiano in porta intanto. Li faccio riposare perché c'è il derby, eh. C'è il derby adesso. La prima al derby. Radu, che non mi è piaciuto fino adesso, però lo metto a destra, a posto di Lazzari. Non abbiamo purtroppo, mi dispiace, ma non abbiamo un terzino destro al momento. Proprio per questo motivo. Valeri, ve lo faccio vedere al posto di Marusic. E poi vi faccio vedere pure Casale al posto del buon Romagnoli. E mettiamo Mario Gila al posto di Patrick. Ok. Poi andiamo su Marcos Antonio al posto di Cataldi. Basic al posto di Luis Alberto, più offensivo. Con Vesino al posto di Milinkovic. Sergio, il nostro Sergio. Poi, qua davanti, regà, dobbiamo scegliere chi sta meglio. Allora, siccome Immobile sta giocando bene, direi... Allora, facciamo... Cancellieri a destra. E Luca Romero a sinistra.
Al momento facciamo, teniamo Ciro Immobile davanti. E poi niente, il resto non possiamo, solamente Ciro Immobile dobbiamo fare così, perché poi ci abbiamo, vedi, due ragazzi giovani. Crespi mi è andato in prestito adesso per l'ultima amichevole, però va bene uguale. Va bene, pure se dovessimo perdere questa amichevole non me ne frega niente, però è importante che abbiamo giocato bene fino adesso. Quindi spogliatoio, cominciamo il secondo tempo e vediamo. Tutte riserve, raga, contro una grande, un grande Barcellona. Vediamo un po' quanto subiamo, eh. Voglio proprio vedere. Vi consiglio di non mettere positiva al momento. Tatticamente positiva non mi sono trovato benissimo, equilibrata mi sono trovato molto meglio. Ancora Lazio con Valeri. Attenzione, Marco Assantonio, Casale. Casale. Va lui verso Cancellieri, Immobile, Vesino. Cancellieri, dribbling. Va Cancellieri. Cancellieri, perché tirano? E Romero viene anticipato, ma ancora Lazio, ragazzi, ancora Lazio. Piqué, lancio lungo, attenzione a Ansu Fati. Gira di testa. Ansu Fati, Radu, che assolutamente non gioca là. L'ho messo a destra per farvi vedere un pochino. Ciro, Ciro. In mezzo per Luca Romero. La botta del Wonder Kids della Lazio, Luca Romero, gran sinistro. Sfioriamo il gol. Ter Stegen, Christensen. Dall'altra parte Bellerin. Va Bellerin. Attenzione adesso al Barcellona, ma stiamo giocando abbastanza bene. Dembélé, Casale di testa. Attenzione, attenzione qua Ansu Fati, e qui mi preoccupa, se ne va. Ansu Fati se ne va. In mezzo Dembélé, Maximiano che non è molto forte. Infatti non trattiene il pallone, però stiamo tenendo al 60esimo. Dai un'occhiata a Kelvin, 20 anni, brasiliano. Ma è un terzino destro? Vikingur, terzino destro? Che sì, intanto va che sì, è entrato che sì, Lewandowski, che sì! E Provedel fa il miracolo, sì, dopo lo andiamo a vedere, grazie Vicky. Aspettate, regà, aspettate che sono entrati alcuni giocatori. Allora, è entrato Frank che sì. Pressing su che sì, col più debole. Guardate che squadra, guardate che squadra. Ferran Torres, fortissimo Ferran Torres, ragazzi. Ferran Torres è veramente un mostro. Ok, sono entrati solo sti due. Va bene. Sarà molto difficile, regà. Molto difficile. Ciao, Sacro Zé. Ciao, benvenuto. Benvenuto, Sacro. Non male, non male la mia Lazio. Non male la mia Lazio, signori. Non male. 60esimo. Vediamo se teniamo. Casale. Per Ciro Immobile, troppo lungo. Esce Ter Stegen. Ma dove va Ter Stegen? Invece fatto bene Ter Stegen. Altro che. Dove va? Andato a Dembélé. Ma col cavolo che lo riprendono. Attenzione a Gavi. Gavi alto. Mamma mia. Stiamo soffrendo con le riserve. Stiamo soffrendo con le riserve. Stiamo soffrendo con le riserve. Ma fa niente. Non ce ne frega niente a noi. Pure se dovessimo pareggiare o perdere va bene così. Il Barcellona è ovviamente nettamente superiore. Non ci interessa rompere il gioco, a noi ci interessa farlo simulativo reale. Buonasera Roscilli. Allora, parere oggettivo di questo nuovo FM. Ha detto di altri pochissime novità a differenza con il vecchio. Ragazzo, l'ho detto anche ieri, l'ho detto anche prima in live. Sinceramente ci sono pochissime novità. Ve l'ho fatte vedere ieri. Poco e nulla rispetto al vecchio FM, sono sincero. Sì, lo ammetto anch'io. C'è qualcosa sul gameplay a livello difensivo, hanno migliorato qualcosa sul gameplay. L'intelligenza artificiale sembra leggermente migliorata. Lo stiamo notando dalle partite. Però poco o niente, sono sincero. Roscilli, caro, c'hai ragione. C'hai ragione. Che sì, attenzione a che sì, è gol. Fuori gioco, che culo. Che culo. 70esimo minuto e teniamo con Immobile un po' stanco, però lo teniamo in campo perché non abbiamo la punta di riserva. Immobile, allora aspettate un attimo, raga, vediamo se hanno fatto altre sostituzioni. Fermi tutti, lo sapete che io sono maniacale su ste cose. Frank sì, non hanno fatto sostituzioni. Barcellona all'80esimo. È entrato Balde, Alejandro Balde. Ha fatto tre sostituzioni, ma già le avevamo viste. Vabbè,
Scambia con un cancellieri? Cosa? Per far fiatare Immobile. Cancellieri l'ho già messo in campo, caro. Non riesco a trovare la quadra di StFM, hai qualche consiglio? Adesso ti dico, io l'ho trovata. Io ho trovato la quadra. Un pochino, penso. Sono le prime amichevoli. Adesso ti consiglio, Sacro. Fammi un attimo concentrare su sta partita. Ho messo Radu a destra, pensate. Attenzione a Lewandowski, vabbè, raga. Possono anche segnare, perché sono forti. Per far rifiatare Flash, adesso vediamo, perché... Vediamo un attimo la fine della partita, poi ti do un po' di consigli. Dopo ti faccio vedere la tattica che ho fatto io e che tutto sommato mi piace. Per la Lazio va bene. Era fallo quello, regà. Attenzione a Dembélé. Adesso ci stanno massacrando. Ok. Dopo ti faccio vedere la tattica, Sacro. Tento di darvi qualche consiglio per quel che posso. Insomma, bisogna trovarla un po' tutti la quadra. Via, via, via. Mamma mia Casale, ragazzi. Mamma mia Casale, che brividi. Ter Stegen, 86esimo. Vi ricordo che questa, raga, è un'amichevole, ovviamente. Non stiamo facendo una partita ufficiale, per cui è sempre un'amichevole, ma gioca bene la Lazio, pure con le riserve, mi pare. Ma guardate Valeri che giocatore. Bravo, Casale, attento Casale, attento, ce l'hai dietro. Casale, non fare cazzate. Valeri, Casale. Tocco per Toma Basic. Toma. No. No, ragazzi, ma questo era fuori gioco passivo. Ma che mi ha fischiato? Signori, siamo al 91esimo. 91esimo. In mezzo. Esce Maximiano. Facciamo tutti io. E la Lazio vince col Barcellona, signori. La Lazio vince col Barcellona. 1-0. Guardate le statistiche. Il primo tempo, tutto nostro. Il secondo tempo si sono un pochino ritirati su, perché io ho messo tutte riserve. Ragazzi, tutte riserve. E intanto balliamo, perché Big mi fa ballare. Giustamente, perché la Lazio fa ballare, ragazzi. Su qui, su Football Manager. Con Immobile, che fa la differenza pure qui, signori. Grande Ciro. Valentina. Anzi, Ciro. Ciruzzo. 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 Dai. Congratulazioni. Vai, continuiamo. Allora, vi faccio vedere le tattiche adesso. Vai di Ciro, vai di Ciro, vai di Ciro, vai di Ciro. Vai di Ciro. Ciruzzo. Immobile. Forza Lazio! Dai, adesso facciamo i seri tra un po', La miseria. Mi è servito facendomi cornuto. Che miseria, mannaia la miseria. Mi è servito facendomi cornuto. Belli de casa, qui c'è il fomento vero. Questo è il vero canale del fomento. Fomento Grigio, il vostro Lollo. Attenzione, fermi tutti. Fermi tutti, il nostro Sacro Zé. Il nostro Sacro, lo chiamerò Sacro, ci ha detto non trova la quadra. Allora, non è facile, regà, perché per tutti quanti inizialmente non è facile. Io ho fatto questo tipo di formazione perché la mia Lazio, ovviamente il 4-3-3 di Sarri, è un must. Allora, io vi consiglio di fare questo. Non mettere positiva, perché molti mettono positiva, anche visto l'anno scorso, ma mettete equilibrata. Fidatevi, adesso ragazzi ho messo equilibrata da 3 partite e 3 partite, 3 vittorie in amichevole contro 5-1 col Beşiktaş, 2-1 in trasferta col Sassuolo e 1-0 col Barcellona, l'avete vista adesso, quindi ragazzi i dati sono questi. Equilibrata, in possesso, guardate cosa faccio, queste sono delle mie chicche, mi raccomando, segnatevele, sottolineatevele. E Lollo ti fa una o due tattiche all'anno, ma sono tattiche buone. Allora, ampiezza attacco abbastanza larga, perché la Lazio in ampiezza va bene, ma non troppo. Giocate la palla negli spazi, perché la Lazio gioca in profondità, lo sapete. Però ragazzi, partiamo palla a terra dalla difesa e concentrate il gioco al centro, facendo pure le sovrapposizioni. Voi dite, ma che stai a fare, Lollo? Ragazzi, il gioco è centrale, ma molte volte
devono comunque i giocatori singolarmente vanno a cercare le fasce. Quindi che fa il Lollo? C'ha due terzini fluidificanti, come Marusic e come Lazzari, li faccio scattare e li faccio sovrapporre, perché i nostri Anderson, Felipe Anderson e Zaccagni si accentrano. E quindi c'è un buon amalgama, regà. Ok, facendo questa cosa, però facendo questa tattica con giocatori di queste qualità. Ragazzi, dovete sempre vedere le qualità dei giocatori che avete, eh? Cioè, non si fanno tattiche a caso. Si fanno tattiche con i giocatori che avete. Se partite dalla Canicca T in Serie D, ovviamente, non potete fare una tattica così. Non potete mettere, cercate, che ne so, più creatività. Più creatività la può fare la Lazio. Può fare gente che c'ha creatività. Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson, Luis Alberto, Milinkovic. Gente che c'ha creatività, regà. Stile dei passaggi, poco più diretti. Io mi sto trovando bene, ma questo dipende dal vostro stile di gioco. Ritmo di gioco più alto, questo più alto, e portate il pallone in aria. Ma avete visto i tiri che abbiamo fatto da fuori? Pur non mettendo tiri appena possibile, eppure loro fanno comunque i tiri da fuori, perché sono giocatori intelligenti e c'hanno il tiro da fuori come Milinkovic, ok? Come Luis Alberto. E già mi hanno segnato varie volte. Per cui questa, ragazzi, non è che sto facendo una lezione tattica, ma io, avendo un patentino da allenatore vero, perché ho allenato, posso dirvi quello che credo nel calcio, ma quello che poi su Football Manager voglio riportare. Se poi è buona non lo so, però a me piace, sta andando anche bene su Football Manager. Spero che capiate quindi in possesso cosa dovete fare. Spero di aver spiegato bene. I cross, ragazzi, fate cross misti, perché non sempre si possono fare cross tesi, cross spioventi o quello che sia. Fate cross misti. In transizione, andiamo in transizione. Andiamo pressing a tutto campo, perché la Lazio fa pressing a tutto campo, Sarri lo fa. Contropiede, la Lazio gioca il contropiede, lo sappiamo, cioè abbiamo giocatori veloci e va bene così. E poi vabbè, il portiere, questo decidete voi. Io faccio passa velocemente a chi? La calci corta verso o il centrali o i terzini. Questo però decidete voi, eh. Potete pure passare al regista, perché il regista, come me, che ha Cataldi e Marcos Antonio, arretra molto e si viene a prendere la palla. L'ho proprio visto nel gameplay. Ok, questa è molto interessante, sta cosa, infatti. Molto, molto interessante. L'anno scorso non mi ricordo se c'era. Poi, non in possesso, qui cambiano molte cose. Raga, qui cambiano... Qui, ragazzi, voi dite, ma non cambia niente rispetto all'anno scorso. No, qui cambiano le cose. È qui che la tattica vi fa fare la differenza. Perché, allora... Io voglio fare il fuorigioco. La difesa è abbastanza veloce con Romagnoli e Patrick, soprattutto Patrick. Quindi che faccio? Linea di difesa più alta. Linea di pressing alta. Quindi la squadra è bella stretta ed è alta. Però pressing molto più spesso, pure se si stancano, molto più spesso. Impedite i passaggi del portiere, questo lo faccio sempre, questo sta a voi. Buonasera Grandizer. Sto facendo un po' l'analisi tattica, un po' di consigli tattici. Benvenuto, caro. Linea difesa. Cosa significa? Step up more. Cioè, stai più alto. Ok? Rimani più alto. Rimani avanzata. Quindi la linea difesa, questo qua lo dovete mettere se volete fare il fuorigioco. È fondamentale. Poi, pressing trap. Questo che significa? Allora, il fuorigioco... Allora, cosa significa? Il pressing, siccome io gioco con tanto pressing, o lo fate centralmente e lasciate libere le fasce, oppure lo fate sulle fasce e vi chiudete centralmente. Io, ragazzi, per esempio, con una difesa a 3 farei più pressing sulle fasce e lascerei, visto che hai tre difensori centrali, lascerei quindi un pochino fare entrare un po' più di gente dal centro. Quindi il pressing in questo caso io lo faccio al centro, sulle fasce lascio libero. Però cosa vado a fare? Vado a stoppare i cross. Che significa? Pur se non faccio pressing sulle fasce, evito di farmi fare i cross con stop crosses, ok? Se invece voi volete lasciare crossare perché avete dei difensori magnifici di testa, alti, possenti, forti fisicamente, che hanno posizione, che hanno intuito, invitate al cross. Ok, questo sta un po' a voi. Dovete capire chi avete in difesa. Io di testa, Patrick Romagnoli, non so proprio tutto sto grande essere. E quindi ho fatto sta cosa. Ragazzi, spero di avervi spiegato bene le tattiche.
Ancora mi devo un po' giostrare sui calci piazzati, punizioni, angoli. Quelli me li devo studiare ancora meglio, perché là bisogna andare a studiare. Però intanto qualcosina ho fatto. Io sono con l'Inter. Come faresti un 3-5-2? Eh beh, certo, Sacro. Ragazzi, allora, se volete completamente ridimensionare una squadra, la dovete rifare da capo. Un 4-3-3 con l'Inter non ci sta. L'Inter è adatta al 3-5-2 perché hai due fasce, hai due giocatori sulle fasce che ti fanno tutta l'intera fascia, più i tre difensori centrali. Cosa significa? In quel caso, Sacro, ti consiglio di fare il pressing sulle fasce, perché tu devi andare in 2 contro 1 sulle fasce per evitarti i cross. E fai entrare centralmente gli attacchi avversari, perché hai tre difensori centrali fortissimi: Bastoni, De Frey e Skriniar, capito? Poi magari te ne compri un altro ancora più forte, vedi te. Però io ti consiglio, in questa tattica che abbiamo visto, ti consiglio di non fare come ho fatto io, ma fare il contrario. Trap outside, cioè io proverei così, poi magari è sbagliato, Trap outside e stop crosses, comunque. Quindi dalle fasce non gli fai fare niente, perché tu sai, molte volte l'Inter soffre sulle fasce perché hai un solo giocatore e il braccetto deve andare a raddoppiare, ok? Quindi che significa? Molte volte i due laterali dell'Inter sono molto offensivi. Fai conto, come si chiama? Il terzino... Madonna, dai, il ragazzo di colore sulla destra. Quello è molto offensivo, adesso non mi viene il nome, vabbè, avete capito. Adesso c'ho un lapsus mio con i nomi. Vabbè, Dumfries, esatto, Sacro. Dumfries sulla destra è molto offensivo. Se tu non gli dai un raddoppio, quindi il braccetto di destra, che sia Skriniar, che sia chi vuoi tu, Skriniar mettiamo, deve comunque andare quindi a raddoppiare, e quindi fai trap outside. Capito? Così lo vai a raddoppiare. Scusate, bevo un attimo. Cioè, io consiglio questo. Poi, a livello offensivo, Inzaghi gioca comunque così, gioca. La difesa alta o bassa? No, non farei difesa alta. No, Sacro, se giochi a 3 in difesa non fai la difesa alta. Ma nemmeno bassa, la tieni normale la difesa. La tieni normale. Normale, non più alta, La fai scendere giù con di una tacchetta. La tieni normale la difesa. Non fare difesa alta, almeno te lo consiglio io, poi fai te. In transizione, raga, io ti consiglio standard linea di pressing. Aspetta, linea di pressing, questo dipende da contro chi giochi, perché per esempio l'Inter pressa molto alta. Se tu hai visto le partite dell'Inter, e sicuramente le viste, sarai tifoso dell'Inter, immagino, ipotizzo. Se vai a pressare con gli attaccanti, che hai due attaccanti, è molto meglio, quindi direi alta la linea di pressione. Non è sfilacciata, perché tu c'hai un sacco di gente in mezzo, per cui non ti preoccupare, pure se tieni normale la linea della difesa, ma alto il pressing, io, secondo me, è perfetto, non in possesso. In possesso, questo lo devi decidere te cosa fare. Te l'ho un po' spiegato. In transizione, qui puoi fare come vuoi tu. Io farei questo. Comunque, questo che faccio io. Anche con l'Inter, perché in contropiede va benissimo. Ok, insomma, un pochino ho spiegato. Andiamo avanti, facciamo il derby con la Roma. Ah, aspettate, no, dobbiamo fare il calciomercato. Allora, ragazzi, giocatore raccomandato. Vedete, questa è una novità, Ti raccomandano dei giocatori, tipo dell'Empoli, Tommaso Baldanzi, che è interessante. Che è interessante, effettivamente. Effettivamente questo ragazzo può crescere. Lo vedo dalle statistiche al volo. Può crescere, interessante, niente di che. E lo teniamo qua. E lo teniamo qua. Ok, questi sono i miei allenamenti, regà. Ho cambiato qualcosina. Vabbè, poi questi, se volete, ve li spiego con calma un'altra volta. Facciamo il derby con la Roma. Ma questo, ragazzi, le prime giornate saranno difficili per la mia Lazio. Roma, Juventus e Inter. Vedrete che potremo prendere un sacco di... Potremo anche perdere senza problemi. E Football Manager è strano, lo sappiamo. Però fino adesso mi piace la squadra. Però andiamo a vedere Vikingur. Come si chiamava quel giocatore? Kelvin, brasiliano, Kelvin. Aspetta. Andiamo a vedere sto giocatore. Se ce l'ho.
Se ce l'ho sto Kelvin. Ma come si scrive? Non c'è sta. Che squadra era? Che squadra era? Vikingur. Ventani in brasiliano. Kelvin. Ah, ragazzi, sto Kelvin non ce l'ho. Mi serve in terzino destro. Non ce l'ho sto Kelvin. No, non c'è. Niente, non ce l'abbiamo sto Kelvin. No. Niente. Ci serve in terzino destro. Ora vedremo. Magari me lo faccio io con calma. Però dobbiamo farlo entro il 31 agosto il terzino destro, eh. Dobbiamo farlo entro il 31 agosto il terzino. Per essere proprio completi al 100%. Ma no quelli che mi dice Tare, che sono un ammasso di pippe. Ah, Immobile capitano. Savic vice. Perfetto. Confermiamo. Perfetta. Lazio-Barcellona, vabbè, abbiamo vinto 1-0, va bene. Incontro con lo staff. Come queste sono sempre le solite cose, non mi piacciono, sapete. Io lascio stare. Andiamo avanti, vai. Come hai fatto a prendere il patentino dell'allenatore? Sagro, ho fatto dei corsi. Ho fatto dei corsi e ho allenato le giovanili di una squadra qui a Roma. Poi per il lavoro purtroppo ho dovuto lasciare l'allenamento. E ho fatto... Avevo giocato in serie minori. Parliamo di promozione, eccellenza, queste cose qua. Ho fatto i corsi da patentino che si fanno. Prima parti con quello delle giovanili e poi quello normale che ti fa allenare. Non ho preso quelli per la serie A, ovviamente, serie B, eh. Non ho preso quello là. Che non mi ricordo se è nazionale A, nazionale B, ma non mi ricordo come si chiama. Ho preso degli... Cioè, mi permette di allenare giovanili, soprattutto. E... Costano quelli della serie A? Sì, sì, a voglia. Ma costano pure quelli minori, eh. Io ho pagato. Ho pagato per fare il corso, però ti mandano a fare i corsi in centri sportivi. Io, per esempio, ho fatto il corso in un centro sportivo di Totti. Cioè, lo sapete che c'è la Totti School qui a Roma? Vabbè, io sono laziale, vabbè, lasciamo sta. E quindi, insomma, molto bene, con allenatori molto bravi, ho fatto alcune tattiche, ho fatto tipo la tattica, ho portato all'esame la tattica di Spalletti, una tattica particolare che poi vi spiegherò. È un modo che c'ha Spalletti di far andare la palla, di far camminare in fase difensiva-offensiva e quindi transare da difesa ad attacco la palla. Però vabbè, queste sono cose molto specifiche. Che insomma magari vi interessano poco, visto che siamo su Football Manager. Allora, McCann, interessante, lo approviamo. Ragazzi, li approviamo tutti. Sto Pedro Vite, ragazzi, è forte, mi piace. Sto centrocampista, molto buono. Pedro Vite, Enzo Miglio, vabbè. Trilli, questo è una pippa, non interessato, grazie. Taurianen, no, non interessato, grazie. Questo però D'Ambrosio, vabbè, D'Ambrosio è una... mamma mia, cioè mi stavano comprando D'Ambrosio, regà, cioè me ne rendi conto, a me mi comprano D'Ambrosio, ma tu sei matto, sei D'Ambrosio, ma manco il miele mi faccio con D'Ambrosio, io manco il miele mi faccio. Va bene, andiamo a fa sto derby, ma perché si ferma così tanto sto gioco, dai, vai avanti. Oh, si ferma ogni giorno, che palle. Oh, l'Everton dalla carcia a Cataldi. Por cavolo che te lo do. Fatta l'offerta per Schmidt. Allora, ragazzi, com'è sto giocatore? 32 anni, regà. 1 milione. Che facciamo? Cioè, determinazione e impegno ce l'ha. Però, ragazzi, 1 milione di euro per sto 32enne francese. Stai bene così, stai. Stai bene così, Jonathan Schmidt. Stai bene lì. Trasferimenti, ritiro offerta e stai bene là, stai. Albino Leffe per Floriani va bene, lo diamo in prestito, mi piace. Questo va bene, studia per il patentino. Aggiornamento infortunio. Ragazzi, abbiamo Pedro infortunato. Moussa Dembélé, il mio nuovo acquisto, l'ho preso infortunato. Purtroppo ancora 4 settimane. Guardate che bel giocatore. Guardate Moussa Dembélé, ragazzi, 11 milioni di euro. Tra gli 11 e 13 milioni, guardate che roba. Guardate che giocatorino che vi ho preso. Vice Immobile, eh. Oh ragazzi, Vice Immobile questo. Tanta roba. Aggiornamento. A De Gabbo va bene. Va la Viterbese. Ciao. Ciao. Va bene. E questo se ne va la Viterbese.
Allora, fatemi vedere. Patrick infortunato, no. No, Patrick no, infortunato, no. No, regà. Per il derby ce la fa per il derby. Mamma mia, mamma mia. Casale è squalificato, è vero. Porca miseria. Allora, qua intanto togliamo tutti quanti. Stadegbo lo mettiamo nella squadra under 20, se non ci capisco niente. Marino non riusciamo a darlo via. Sto ragazzo devo darlo in prestito. Ragazzi, è tosta la situazione. Allora, è tosta perché intanto Damonis lo mettiamo qua. È tosta più che altro perché ho paura. Cioè, abbiamo Casale infortunato. Alla fine dobbiamo mettere Mario Giri al derby se non ce la fa. Se non ce la fa Patrick. No, no, speriamo di no. Se la dovrebbe recuperare. Non al 100%, ma lo mettiamo in campo, Patrick. Non frega niente. Derby è il derby, ragazzi. Derby è il derby. Siete pronti? Siete fomentati col derby? Ragazzi, se andate sotto, se vi fa piacere, gratis, potete mettere un sound alert. Lo vedete sotto, se scrollate, lo vedete sotto. Molto figo. Il sound alert è fichissimo. Che è sulla Lazio. Mi raccomando. Lo so che magari molti di voi non sono tifosi della Lazio, non gliene frega niente, ma mi raccomando. C'avete sotto, se scrollate, c'avete i beat gratis. Mettete quello sulla Lazio, dai. Dai, belli di casa, fomentiamoci. Allora, giocatore... intanto dobbiamo rispondere qua, regà. Allora, vediamo un po'. Damonis, Maximiano, Casale. Gila under 22. Quindi, non serve che lo mettiamo, giusto? Ok, sono tornato. Grande Teo, bentornato, caro. Mi serve un terzino destro, Teo. Allora, Fares non lo mettiamo. Marcos Antonio under 22. Marino non ci interessa. Cancelleri under 22. Luca Romero under 22. Confermiamo questa. Fares non registrato, ma non mi interessa. Appena prima del derby, però forza Inter. Teo, in questo caso forza Lazio. Ti serve un... No, un TD. TD. Terzino destro. Non più un TS. Voglio mettere Marusic a sinistra. Perché mi si accentra bene. Ho visto che fa belle giocate. Qua su Football Manager. Quindi... Tanto Floriani, ragazzi, se ne sta per andare. Allora, i numeri di maglia. I numeri di maglia... Valeri gli diamo il 3, ovviamente. Moussa Dembélé gli diamo... Gli diamo... A Moussa Dembélé gli diamo il 25. Faraoni del Verona? Ciro Immobile? No, c'ha il 17, che gli do? Pedro vuole il 7. No, Pedro c'ha il 9, no ragazzi, questi non si toccano. 1 Maximiano, 13 Romagnoli, no, quegli altri non si toccano, va bene così. Andrea Marino non mi interessa, gli diamo un numero lontano, il 39. Ok, conferma i numeri, grazie. Perfetto. E andiamo. Abbiamo confermato pure. Adesso c'è il derby, Solo che ci metto. Mi si ferma ogni secondo, ragazzi. Ogni cosa che fai si ferma a sto gioco. Ma com'è? Ok, Europa League. Salvataggio. Faraoni. Adesso lo andiamo a vedere, Faraoni, Poi abbiamo la Juventus. Madonna. Madonna che inizio. Despotov. Ragazzi, questo è forte forte. Però non mi interessa adesso un centrocampista offensivo. Ragazzi, sto Despotov è buono. È buono. Fantasia e determinazione mi piacciono. Buona la velocità, insomma, medio. Niente di che. No, 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 no. Pensavo meglio. Non era male, ma non ci interessa a noi. Non è quello che ho chiesto. Ritira l'offerta. Grazie, ciao. Ripiego sullo staff. Ok, Iannuzzi, ex giocatore della Lazio. Alessandro Iannuzzi fa il preparatore. Faraoni com'è? Vediamo un po'. Davide Faraoni. Osserviamolo. Osserviamolo. Osserviamo Faraoni, che comunque non vogliono... 30 anni però, Ragazzi, 30 anni c'ha Faraoni. Vabbè che tanto, ragazzi, lo sapete che questa è di prova, Fino all'8 novembre facciamo la Lazio. Di prova. Perché è la mia squadra. Poi inizieremo una carriera seria.
Ok, lo sapete, che dovete che sceglierete voi, eh. Mbappé del Fulham. Mbappé. Mbappé è fortissimo. Corre come una bestia Mbappé. Lo so, Mbappé è forte, ma quanto vogliono? No, guarda quanto vogliono. Guarda, in prestito non te lo danno. Lo mettiamo ad osservare, ma Mbappé non te lo danno, Teo. No, ragazzi, cose reali dobbiamo fare. Aspettate, dopo lo andiamo a vedere. Prima facciamo il derby e dopo andiamo a vedere il terzino. Allora, vedi pure la fotografia. Ma è quella dell'ultimo anno. Guardate com'eri. Guardate come sei. Mi pari tu, zio. E basta. Dai. grande Roscilli. Ragazzi, se vi interessa, come detto, mettete pure al derby della capitale. Radu al posto di Marusic. No. No. Mai. Lazio-Roma nel derby della capitale. Ragazzi, in quest'anno ci sono pure i tifosi. Malogusto, Lione. Malogusto del Lione. Ma che è Malogusto? No, non lo conosco. Lazio-Roma, Simeone ricorda lo spirito del derby. Grande Simeone, grande Ciolo. Smalling, Pitineve per la Roma, non ce ne frega niente. Qui, ragazzi, mandiamo il vice. Iniziamo con le conferenze stampa. Adesso devo ridisabilitarle, lo so, lo devo fare. Iniziamo con le conferenze stampa, pure quest'anno. Mamma mia, le odio. Lo sapete che le odio, conferenze stampa. Le odiano il 98%. È forte, 19 anni. Dopo lo andiamo a vedere, Teo. Aspetta, non me li dire adesso. Facciamo la partita e dopo me li dici. Dopo lo andiamo a vedere com'è. Allora, ragazzi, ci siamo. Sta per iniziare la partita. Martuscello, la prima giornata non decide nulla. Però il derby, Martusce, ma che cavolo dici? Naggia a te. Ah, lo staff l'ho fatto per conto mio, Ho fatto un po' di staff buono. Anteprima della Serie A, Roma-Lazio, c'è Atalanta-Milan, Juventus-Inter-Fiorentina. Interessante. Allora, le aspettative di questa giornata contro la Roma... La dirigenza della Lazio si aspetta un pareggio nella prossima partita, ma crede che abbia possibilità di ottenere la vittoria. Questo lo dice l'udito. I tifosi si aspettano una partita in sostanziale pareggio, ma non una flebile esperienza di ottenere la vittoria. Ah, regà, io ci provo. Reso conto abbonamenti, ragazzi, 26.000 abbonamenti, come la realtà. Polidori se ne va alla Viterbese, non ci interessa. Vai, ragazzi, Zazza se ne va alla Viterbese, non ci interessa. E dai, siamo pronti? Mamma mia. Ragazzi, sto soffrendo, con la Roma soffro. Ecco perché non voglio mai portare la mia Lazio a Football Manager. Allora, abile Patrick, perfetto. Atalanta-Milan 0-0. Atalanta-Milan 0-0, ragazzi. Primo 0-0 di Football Manager. Vi dite, ma com'è possibile? Sì, raga. Iniziamo con uno 0-0. Questo non mi interessa, sta roba. Formazione. La formazione è questa che avete visto l'altra nell'ultima partita. Con Marino non ci interessa, non lo metto manco in panchina. Vabbè, mettiamolo in panchina, va. Mettiamolo in panchina, giusto per. E niente. Pedro, purtroppo, manca ancora due... No, Pedro due giorni. Però, ragazzi, è veramente fuori forma. Non lo metto Pedro in panchina. E poi abbiamo Moussa Dembélé due settimane ancora. Va bene. Ragazzi, speriamo bene. Che vi devo dire? Provedele in porta, Lazzari, Patrick, Romagnoli, Marusic, Cataldi, Milinkovic, Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile. Ah, Marusic è fuori forma. Perché, Teo? Te lo spiego. Purtroppo, è stato infortunato. Ma Marusic è molto più forte di Radu. Anche se Valeri effettivamente entrerà. Anche Valeri potremmo mettere, Però, ragazzi, Marusic è più forte. Vediamo. Non lo so. Vediamo, ragazzi. Marusic tanto uscirà a un certo punto, perché non vi faccio fare tutta la partita. Abbiamo 5 sostituzioni, quindi che ce ne frega. Quindi iniziamo così. Poi vediamo che succede. Avversario. Andiamo sulla Roma. Andiamo su Pellegrini. Bene, giusto. Andiamo a marcare Pellegrini. Andiamo a marcare Abraham. Andiamo a marcare Dybala. Porca miseria. Contrasti duri pure su Dybala. Col più debole Zaleski. Facciamo pressing, ragazzi. Solamente sui centrocampisti e sul difensore centrale mi piace. Cristante, Matic, Karsdorp. E basta.
E basta, direi così. Smalling, Vigna, Mattias Vigna, Kumbulla, Smalling e Vigna, Karsdorp, Kristante, Matic, Zalewski davanti mi preoccupano, ma possiamo fargli male. Vai, dietro non mi piacciono. Ok ragazzi, confermiamo, forza. Sì, non mi interessa, vai. Vai la partita. Forza raga, facciamolo per i tifosi. Facciamolo per i tifosi, diciamoglielo. Allora, facciamolo per i tifosi. Spogliatoio. Ok, tutti ispirati. Vai, tunnel. No, ci sono ancora queste. Io pensavo le avessero tolte. Sto benissimo, ho aspettato questo momento per un po' e non vedo l'ora di mostrare quel che sono in grado di fare. Quanto sarà importante oggi segnare per primi? Segnare è sempre importante, che noia. Quanto è importante una buona prestazione? Sono tutte uguali. No, non ci posso credere, ragazzi. Sempre le stesse cose. Vai, finita, meno male. Vabbè, vabbè, la Roma l'avete vista, gioca con questo 3-4-3. Con Dybala, Pellegrini dietro la labbra, ma molto, molto pericolosa la Roma. È il derby, ragazzi, lo inizio a sentire come se fosse vero. Mamma mia, prima giornata. Esordio col botto. Sto sudando. Vai, vediamo, Immobile. Luis Alberto, iniziamo. Ragazzi, ci sta una zanzara che mi sta pizzicando, mannaggia. Lazzari. Ancora le zanzare ci stanno, a fine ottobre, vabbè. E fa caldo pure. Ottavo minuto. Tanto vedo... Quattordicesimo minuto. Ragazzi, non succede nulla. Calcio di punizione, Luis Alberto. La batte dentro, Immobile. Mamma mia. Ciro, sul secondo palo, come piace a me, sfiora il gol. Romagnoli. Tocco per Adam Marusic. Va Marusic. Ancora per Romagnoli. Vai Alessio. Tifoso Lazio. No! Mamma mia, ha recuperato Romagnoli. Si sta facendo togliere la palla da Abraham. Guardate il pressing come è molto... molto più reattivo quest'anno, eh. Tanto dentro per Immobile. No, niente da fare. Cataldi. Sergio. Patrick. Cataldi. Tocco per Felipe. Non ci arriva Felipe. C'è Vigna. Dybala. Lazzari ruba palla. Lazzari. Lazzari. Perché? Grande pressing. Grande pressing. Ci prova la Roma. Smalling, via Marusic, Cristante, attenzione. Prova il tiro ribattuto. Riparte il contropiede Romagnoli. Va il contropiede. Alessio. Allarga per Felipe Anderson. Torna dietro Romagnoli. Felipe. Felipe. Va via. Felipe. Felipe. Il tiro. Zaccagni. Alto. Porca miseria. Oh. Subito il derby alla prima giornata. Sto soffrendo. Sto soffrendo, signori. 31esimo minuto. Rui Patricio. Lancio lungo. Karsdorp, no, per Abraham. Porco. Porco il demonio. Porco il demonio. Hanno fatto un'azione in gol, come al solito. Mannaggia la miseria. Pellegrini, Karsdorp, guardate come ci hanno infilato qua. Gran diagonale di Abraham. 1-0 per loro. Incoraggiamoli, va. Raga, purtroppo, ve l'avevo detto, Football Manager è così. Zaccagni, Immobile. Va Ciro, Luis Alberto. Luis Alberto. Sì. 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 Il mago. Il mago. Dai, 1-1. Zaccagni, Immobile, guardate Luis Alberto, guardate che sovrapposizione, che giocata, centrale, interna, dai, 1-1, 1-1, va bene, dai, va bene, abbiamo recuperato subito, dai. Vigna, Kumbulla, attenti però, Cristante, pressing buono della Lazio, Smalling. Lancio per Karsdorp, sta soffrendo Marusic un po'. Non è in forma e si vede. Non è in forma, hai ragione, lo sai. Gol di... No, ragazzi, ha sbagliato Marusic. Ragazzi, Marusic ha sbagliato tutto. Ha perso palla
È incredibile col pressing di Garzdop. Guardate che ha sbagliato Marusic, ragazzi. Guardate il pressing di Garzdop. Cross, era solo e Abraham segna. No, non è possibile, oh. Non è possibile. Iniziamo, iniziamo. Stavamo giocando bene, però purtroppo, come vedete, 2-1 per loro. Allora, Felipe Anderson ha preso una botta. Marusic sta giocando male. Allora, ragazzi, iniziamo due sostituzioni, subito. Tattica e sostituzione. Allora metto Cancellieri. Anzi, no, Luca Romero al posto di Felipe Anderson, perché io sono pazzo. E voglio mettere, ovviamente, Emanuele Valeri al posto di Marusic. Però, ragazzi, Luca Romero mi deve fare il gioco che dico io. Crossa sul secondo palo, gioca più stretto, un po' più di libertà di movimento. E va bene così, non tirare di più. Ok, raga, facciamo queste due sostituzioni. Loro che hanno fatto? Niente, hanno i Bagnez e Zaniolo mezzi infortunati. Però, vabbè, raga, stiamo perdendo. Dobbiamo... mostrati qualcosa di diverso nel secondo tempo. Ok, si sono fomentati. Dai, fomento. Col fomento. Purtroppo, ragazzi. Prima partita ufficiale proprio contro la Roma. E male. Nel senso, hanno fatto quei due tiri, due gol. E noi non è che abbiamo fatto molto di più. Zaccagni recupera un gran pallone. Vediamo però, non è finita. Zaccagni. Luis Alberto sbaglia. Sbaglia, Matic ruba una gran palla. Vedete quanti errori ci sono? Romero, anticipato. Sergei, dai Sergio. Zaccagni. Per Ciro, Immobile. È deviato, calcio d'angolo, dai. Le dinamiche del gioco, i movimenti dei giocatori e altro è molto più reale, migliorato. Teo, sì, quello l'è migliorato, l'ho detto. È abbastanza migliorato, non troppo, ma è migliorato. Possono migliorare ancora, Immobile, secondo palo, niente. Romagnoli, Sergio. Fermato da Cristante. Ma ancora la Roma, Vigna. Patrick. No, no, raga, non potete fare ste cazzate. Ma che difesa c'ho, ragazzi? Ma che difesa c'ho? Ragazzi, ma avete visto che ha fatto Patrick? Abraham l'hanno fatto un mostro a sto gioco. Ruba tutti i palloni, Abraham, là davanti. Va Dybala, in mezzo, esce Provedella, grande uscita. Come stanno giocando? Calcio d'angolo, insomma. Luis Alberto, ci prova Luis, in mezzo, anticipato Immobile, torna sul pallone, Cataldi, e tira da fuori. Sergio, no, quanti errori, raga, quanti errori. Impressionanti gli errori che fanno. Attenzione, mo fischia pure il rigore là. Dybala, Lazzari, meno male, va. Cataldi. Lancia via Cataldi. Va bene, spazza. Pure se non mi piace che spazza, ma va bene uguale. Provedel. Largo per Lazzari. Va Lazzari, ancora. Dietro per Cataldi, tocco per Sergio. In mezzo per Luca Romero. Immobile. Luis Alberto. L'inizia per Valeri. Emanuele. Ricordo Valeri tifoso della Lazio, L'ho preso apposta. Zaccagni. Tocco per Luis Alberto. Va Luis. Ancora Valeri. Zaccagni. Cataldi. Ci prova. Il tiro di Cataldi deviato. Calcio d'angolo. Ragazzi, Cataldi non va. Aspettate, esce Cataldi, entra Marcos Antonio al posto di Cataldi, pure ammunito, mazza gli ammuniti ragazzi, una cosa schifosa, male pure Provedel, no, avevo fatto delle amichevoli ottime, adesso iniziano, vedete raga, bisogna studiare bene la tattica, come detto, Luis Alberto in mezzo, anticipato, Cristante, ancora Immobile, va Ciro, tocco per Sergio, il tiro, calcio d'angolo nuovamente,
Ragazzi, tra poco mettiamo positiva. Ci proviamo l'ultima mezz'ora. Anzi, ci proviamo adesso. Positiva. Vediamo un po'. Matic. Equilibrata non stavamo giocando male. Anzi, secondo me è meglio mettere equilibrata. Però proviamo, dai. Lui Patrizio, Smalling. Sta Roma, oh, ci sta fregando. Lancio dentro, no! Romagnoli si è fatto fregare. No, regà. Ma che difesa? No, ragazzi, difesa troppo alta. No, no, non va. C'è qualcosa che non va oggi. C'è qualcosa che non va. Oh, l'avete vista prima, le amichevoli? Guardate come si è fatto infilare Romagnoli. Ma non ha corso Romagnoli. Ma regà, qualcosa non va proprio. Ma è strano, eh. Cioè, stavo giocando benissimo. Contro il Barcellona abbiamo vinto. Vikingur, è incredibile. Luca Romero. Lazzari, ancora per Luca. No, il derby mi cacciano subito col derby, oh. Sergio. Io, è per quello che non volevo farlo all'inizio il derby. Mannaggia il calendario di merda, oh. Mannaggia il calendario di merda, oh. Raga, come stanno giocando? Di merda. Di merda proprio. Ferma un attimo. Luca Romero 6-40, ragazzi. 6-40 Luca Romero. No, esce. Entra Cancellieri. Scusate, pensavo fosse molto più forte. Entra Cancellieri. Mi dispiace, si incazzerà malissimo Romagnoli. Entra, ragazzi, entra Mario Gil al posto di Romagnoli e via. Veramente male, male, male. Male, male, male. Avversario, loro che hanno fatto, non hanno messo nessuno. Oh, hanno fatto una gran partita. Per errori nostri, Romagnoli non può giocare così, raga. Eravamo iniziato benissimo. E il derby ci ha rovinato. Valeri per Immobile. Barciro. Sbaglia. Ancora Gila. Marcos Antonio, Valeri, Luis Alberto. Deviato il pallone, calcio d'angolo. Tifosi della Lazio in curva nord, eccoli qui sotto. È entrato Coric al posto di Dybala intanto. Va Luis Alberto. Batte il calcio d'angolo. Vabbè, calcio d'angolo, ragazzi, da studiare. Gila. Valeri. Marcos Antonio. È andata. Va bene, derby è così. Ragazzi, è così. Luis Alberto. Abbiamo perso la prima partita. All'esordio, subito. Immobile, Zaccagni. Ancora Gila. Marcos Antonio prova il tiro. Deviato angolo. Ci sono però tantissime deviazioni in calcio d'angolo, raga. Sto notando, poi non so. Luis Alberto. Ci sta provando la Lazio, ma non va. L'unico Luis Alberto Immobile hanno fatto qualcosa. Ha fatto Pellegrini. Una Roma che purtroppo è stata accorta, è stata intensa, interessante. Che bisogna fare, raga? Rui Patrizio, lancio lungo. Pellegrini. Va Sergio, Lazzari. I miei giocatori l'hanno sentita troppo sta partita. Eppure l'allenatore. Eppure il Lollo l'ha sentito troppo. Ragazzi, abbiamo perso. No, questa non la volevo proprio. Questa non la volevo. È per quello che non voglio portare sta cazzo di Lazio. È per quello. Perché poi mi incazzo come una bestia. 3-1 con la Roma. Ma come si fa? Come si fa a perdere un derby così? Come si fa? Che poi non è che abbiamo fatto. Non è che abbiamo fatto chissà quanto, rispetto a noi. Va bene, raga, troppe ammunizioni. Queste sono cose che la beta ce l'ha, ragazzi. 5 ammunizioni, loro 4. Loro pure 5 ammunizioni. Ma come si fa? Cioè, queste sono cose che devono cambiare. Male in tanti, Lazzari, malissimo. Male la difesa sulle fasce. Via. Ora tentiamo di rifarci. Prima col calciomercato con un terzino destro. E poi proviamo a vincere con la Juve. Ma ci abbiamo Roma, Juventus e Inter le prime 3 giornate. Ma come si fa?
Vai. Basta. Basta con queste cose. Dai, basta. Ste cavolo di conferenze stampa. Vai, vai avanti. Le conferenze stampa, ragazzi, non cambiano mai. Vabbè. Malo Gusto De Leone e Muldur del Sassuolo per il TD. Andiamo a vederli. Philippe Anderson 8 giorni fuori. Ottimo. Valeri debutta. Manda il vice. Andiamo a vedere un po' il terzino destro. Poi ci facciamo la partita con la Juve. Malo Gusto. Ma già che si chiama Malo Gusto. Ok, difensore del Lione. Buono. Ma guarda quanto vogliono, Teo. Ragazzi, a noi ci serve... Allora, Muldur già è fattibile per le casse della... Io non c'ho soldi, raga. Muldur è interessante. Muldur mi piace. Vediamo un po'. Chiediamo alla gente, va? Sì, Muldur. Non ti preoccupare, Niccone. Purtroppo abbiamo perso il derby, Nicco. Ok, ragazzi. Proviamo Muldur. Anche se, insomma... ti sei perso che ho vinto col Barcellona 1-0 l'amichevole, facendo una bella partita, e ho perso il derby. Insomma, ragazzi, è Muldur, aspettiamo, eh. Non è male, ma... Marcatura non è granché, Tecnica è buono. Kelvin l'hai visto? Vikingur non c'è, Kelvin. Te l'ho detto prima. L'ho visto, non c'è nel mio database, purtroppo. Allora, ragazzi, a posto di Philippe Anderson mettiamo... Cancellieri. E Pedro torna in campo. Muldur non mi fa impazzire. Mi serve un altro terzino, raga. Ci abbiamo la Juve adesso, Abbiamo la Juve, signori. Intanto... Primo gol per questo ragazzo. Venuti! Lorenzo Venuti. No, non mi piace. Mufi? Berezinski della Samp. No, Teo. Berezinski l'ho visto. No, l'ho visto Berezinski. Ma quanto puoi spendere? Lo usi giovane o esperto? Aspetta. Mufi, che cos'è Mufi? Offerta da Roma per Sottil. Ragazzi, va bene, un buon giocatore. Mufi. Non c'è Mufi. Ma dove li prendi questi, Vikingur? Non ci stanno nel mio database. Raga, vi faccio vedere un pochino. Andiamo su osservatore. Adesso vi faccio vedere, va? Se no, stiamo qua 3 ore. Allora. Allora, vi faccio vedere. Giocatori, player range. Vi faccio vedere il terzino destro. Se lo voglio in prestito, giocava in Portogallo. Non c'è qui, Vikingur. Allora, ragazzi, potremmo anche prendere Cedric, ma gli dobbiamo un sacco di soldi, gli diamo. Questo Correia, per esempio, è molto interessante. Questo mi piace, per esempio. Quanto vogliono? Correia mi piace. Atebur dell'Atalanta. Atebur non te lo danno in prestito. Solamente Atebur è molto, molto... Ci ho provato, ce l'ho fra i miei. Scusate, se io faccio prestito. Ah, raga, questo non è male. 17 milioni, Correia. Però guardate quanto gli diamo. No, troppo. Troppo. Troppi soldi. Mert Muldur, eccolo qua, però... Non lo so. Tolian a sto punto. Tolian. Però Tolian, insomma, Zifuic, Manchillo, non lo so, in prestito lo prendi, non lo acquisti, te lo faccio vedere, guarda, ce l'ho nella mia lista selezionati a De Burr, ci ho provato, fai un'offerta, offerta di prestito,
Vedi? L'Atalanta non vuole. Dobbiamo dargli un sacco di soldi. Tipo, gli dobbiamo dare tipo 16-17 milioni. Proviamo. Aspettate. E invece sì. Aspettate. Va bene, vai. Fatto. Atebur. Fatto, va bene così. 165 gli possiamo dare al mese. Fatto. Atebur. Scelta Atebur. Speriamo che voglia venire. È stata accettata, eh? Speriamo che Atebur voglia venire, signori. È un grande acquisto. Tanto poi, tanto, ragazzi, facciamo una stagione con la Lazio. Perché poi faremo la vera la vera carriera la faremo... Vado sul sicuro con Atebur, sì. Allora, qua intanto Stipe Buick molto buono. Questo qua, ragazzi, è un altro Wonder Kid. Buick. Stipe Buick. Approviamolo. Arcanio. Non male. Sissoko. Non male. Ugo Maio, cioè 31 anni, non era male, però vogliono tanto. È meglio Atebur. Renato Tapia. Questo non è male, Tapia. Del Celta. Questo non è niente male. Questo non è niente male, raga. Come c'entra questo? Non è niente male. Mettilo una lista selezionati. Approva, Tapia. Terracciano. Filippo Terracciano del Verona. Può crescere. Pablo Rodriguez. Insomma. Elgason può crescere. Buono anche Elgason. Baldanzi, l'abbiamo visto prima, può crescere. Il Samach del Valenciennes può crescere. Buono. Mi piace. Engloff, non lo so se può crescere, sinceramente. Keke Top, punta dello Schalke, molto interessante, secondo me. Molto interessante sto ragazzo dello Schalke. Ok, va bene. Ok, andiamo avanti, grazie. Andiamo a fare la partita con la Juventus, va? Partite semplici proprio, direi, eh? Ragazzi, la tattica andava bene. Ora dobbiamo capire. Pedro riprende ad allenarsi. Molto bene che Pedro riprenda ad allenarsi, ragazzi, è tanta roba. Ma perché sto Andrea Marino non lo vuole nessuno? Spinge come spinge tuo marito. È il grande, grande. Spinge tuo marito. La cassa spinge come tuo marito. Dai, è grande, grazie di Bittini. Nico, grazie di cuore. Grazie del sostegno, caro. Grazie del sostegno. Raga, io questo qua volevo mandarlo via. In prestito. Diamolo pure a zero in prestito, grazie. Perché è un ragazzo che non giocherà mai con... come si chiama? Andrea Marino. Intanto Casale ritorna. Attenzione, c'è Casale. Meno male. C'è Casale, meno male. C'è Casale. È tornato Moussa Dembélé. 2 settimane. Felipe Anderson, 5 giorni ancora. Lo sapevamo. Vabbè, andiamo avanti. Magro. Ammazza, ma tutti in prestito vanno. Dai, vai, forza. Mamma mia, quanto è lento sto gioco. Romagnoli, intossicazione alimentare, 5 giorni. Ragazzi, Romagnoli fuori. Non aveva giocato bene Romagnoli, eh. E non lo faccio giocare. Mi dispiace per... Follow up per Mert Muldur. Questo è il follow up che gli ho dato. Ti dicono, credo che il Sassuolo voglia questi soldi per Muldur. Però, ragazzi, Muldur, aspettiamo. È meglio... È nettamente meglio... Atebor dell'Atalanta, visto che potrebbe venire. Nessuna offerta per Marino, che noia. Ragazzi, mo Marino lo mettiamo in primavera, dai, forza, che si ferma ogni 1x2 sto gioco. Grazie per il follow, benvenuto Sarius TV. Grazie per il follow, caro, benvenutissimo. Allora, riepilogo. Romagnoli comincia l'allenamento differenziato. Ragazzi, Romagnoli ha fatto ridere al derby. Abbiamo fatto una partita, purtroppo l'abbiamo perso il derby. Caro mio, caro Romagnoli,
io metto Casale al posto di del buon Romagnoli, Felipe Anderson. No, Felipe Anderson, ragazzi, rientra al posto di sto Marino. Marino lo mettiamo nella primavera. Ok, ho preso Moussa Dembélé, ve lo ricordo perché è arrivato adesso. Ve lo consiglio perché non costa tanto e fidatevi, 26 anni, lo prendete infortunato, però lo pagate poco. Vice Immobile è perfetto, Moussa Dembélé. E poi ho preso, l'ho fatto perché è un tifoso della Lazio, Emanuele Valeri, ovviamente. Allora, a parte questo, andiamo ragazzi, andiamo a vedere Casale nelle tattiche personalizzate, perché sapete quanto sono difensore che imposta, va bene, marcatura per forza, perché Casale può fare solo quello. Ok, ok, grazie, ciao Casale, ciao. Non gioca Romagnoli, vai, iniziamo con questi primi miei scleri. Non inizia a giocare Romagnoli, infortunato, e ha pure giocato male il derby, uno dei peggiori insieme a Lazzari. Però adesso arriva De Boer, forse, forse. Allora, formazione consigliata, Radu al posto di Marusic, no, Pedro al posto di Cancellieri. Ragazzi, ciao caro, essendo un tifoso della Lazio, anche io ho piacere seguirti, volevo farti alcune domande per quanto riguarda Faccini, Loghi, eccetera. Hai semplicemente copiato le cartelle di FM22 e FM23? Yes. Inoltre volevo sapere se hai già inserito il no fake. Sì, ho già inserito il no fake. E forza Lazio, caro, dai, avanti così, avanti Lazio. Se vuoi puoi mettere una canzoncina della Lazio, sotto i beat. Oh, ragazzi, funziona come l'anno scorso. Per quanto riguarda Faccini e Loghi, ho fatto la stessa identica cosa. Ho copiato le cartelle e le ho messe là. Dove vanno messe su Steam, come al solito. Da dove ha preso il no fake? Comunque, sempre forza Lazio, sempre Sarius. Allora, il no fake, caro, l'ho preso precisamente su sortitozzi.net. Non so se conosci il sito. Nelle Essential di Sortitozzi si chiama il sito. Se volete, ragazzi, scriveteglielo. Sì, sì, là l'ho preso. Là l'ho preso. Io prendo tutto là. E i miei, ragazzi, i miei kit sono i... Dai! Famo, gli 3 go. Ce l'hanno fatti 3 go, purtroppo. E dai! Dai col fomento della Lazio, dai! Vabbè, a parte questo, ragazzi, ora abbiamo la Juventus e non sarà facile. Mandiamo il vice. Raga, purtroppo abbiamo un po' di Romagnoli. Alessiuccio mio. Allora, Pedro, ragazzi, non è in forma, ma vi posso dire una cosa. Ma Pedro è tutta un'altra cosa. Dentro Pedro al posto dei Cancellieri. Ma che sei matto? Pedro. Il più forte di Santa Fe. E vi faccio vedere che cosa faccio. Gioca più stretto, libertà di movimento. Tira di più, dai. Vai. Anzi, crossa centrale stavolta, va. Dai. Ok, allora lo metterò anch'io da lì. Sì, certo, Sarius, funziona benissimo. Ti faccio vedere perché funziona. Perché i campionati si chiamano... E poi, ragazzi, ho messo questa skin, se vi interessa. VTCS skin, la trovate su FM Scout. La skin è molto carina. Guarda che figa sta skin, guarda che figa qua. Molto figa. Queste magliette sono del gioco. Non le ho messe io, sono quelle del gioco, perché la Serie A... Io metto gli SS Kids. Non è ancora uscita la Serie A. Ed ecco qua le magliette della Lazio originali. Ci sono anche le 3D, perché Football Manager ha i diritti per la Lazio, per la Roma, per il Barcellona, per un sacco di squadre. Per cui queste qua ce l'abbiamo di default. Però poi io metterò quelle mie, ovviamente. Quelle standard SS Kids. Non standard, SS Kids si chiamano. Quelli che uso io. Allora, questa pure è carina, come mi piace questa skin. L'ho trovata su FM Scout, molto carina. Allora, giocatore molto influente Pedro, questo comincia, va bene. Allegri crede di poter gestire Immobile. Allegri, stai zitto, acciughina, stai zitto. Non devi parlare con il Lollo. Devi stare zitto. Muto. Su FM Slovacchia ci sono tutti i kit del 2023. Teo, anch'io ho i kit del 2023, ma non uso gli FC Kids che ci sono su FM Slovacchia.
uso gli SS Kids che su FM Slovacchia non ci sono, sono andato a controllare. Era in babù molto forte, infatti ti faccio vedere, guarda, per farti capire. Allora, la League One, andiamo sul Lione. Questi sono i kit che uso io, per farvi capire. Eccoli. Questi sono del 2023, guardate che fighi. Questi sono i kit che uso io. Ah no, ci sta il mio faccione, scusate. Ma ditemelo, aspettate. Aspettate che c'è il mio faccione, regà. Per farvi capire, questi sono i kit che ho io. Ok, per farvi capire, rimettiamo qua. Ok, rimettiamo qua, grazie. Solo per farvi capire quelli che uso, Allora, partite, Verona-Inter. Come va a finire Verona-Inter? Scommettiamo, come va a finire Verona-Inter? Per me pareggiano. Oh, Radu sta giocando, sta allenandosi alla grande. 2-2, secondo Sarius 2-2. Io dico pareggiano pure secondo me. Grande, grande, grande Radu, ragazzi. 1-0 per l'Inter, abbiamo sbagliato Sarius. Mkhitaryan all'88esimo, che culo. Ragazzi, ora concentriamoci. Facciamo questa partita. Eccolo! Sì, sì. I tifosi si aspettano un pareggio, Ragazzi, Atebur! Tanta roba, raga. Atebur! Atebur! Sì! Hans Atebur! Grande acquisto del Lollo. In prestito, con diritto di riscatto. Dai. Diritto a 17 milioni, Non è obbligo. Non è obbligo. Dai, grande acquistone del Lollone. Ah, Napoli-Atalanta e Lazio-Juventus. Mamma mia. Grande, guardate che giocatore, ragazzi. Mo Lazzari rischia il posto, Seleziona rosa. Ansia Tebur. Vai, confermiamolo. Chiedi a Radu di dare il benvenuto. Grande. Grande Radu. E grande Ansia Tebur, ragazzi. Guardate che giocatore. Guardate che giocatore che ho preso. Non male, Allora, ragazzi, i giocatori con determinazione alta a me piacciono tantissimo, lo sapete. Poi che sono anche molto veloci, lo sapete che mi piacciono. Certo, tecnica così così, non è molto tecnico. L'hanno fatto, a livello tecnico l'hanno fatto un po' bassino, secondo me. Marcatura un po' più alto. Contrasti dovremmo fare almeno 14-15. Però vabbè, lasciamo stare. Intuito 12. Decisioni 12. Ma pensavo meglio a Debur, va bene, non c'è problema. Per la Lazio va benissimo, continuiamo. Dai. Ok, partite. Napoli-Atalanta, vince il Napoli 2-0, ragazzi. Con l'Atalanta. Napoli è forte, Caraveglia e Osimhen. Riunione tattica, qui non mi interessa. Formazione. Patrick ha recuperato, Patrick e Casale, perché però Romagnoli ha recuperato. No, ragazzi, Romagnoli è più forte. Niente, Romagnoli rientra, scusate. Ho scherzato. Ma tecnico un po' basso ci sta, stanno infortunato più di un anno e poi non sta giocando tanto quest'anno. Teo, tecnicamente mi sembra troppo scarsino. Comunque, Pedro Zaccagni, ragazzi, con Immobile. Luis Alberto, Savic, Cata. Questa, ragazzi, è la formazione con Marusic a sinistra. Non è ancora in forma Marusic. Ma che c'ha, oh? Non riesce a entrare in forma Marusic, vabbè, facciamolo giocare. Atebur ovviamente entra. Atebur mi entra al posto di Adamonis, che non mi interessa. Ok, Atebur qua. Moussa Dembélé sta per tornare, ragazzi, 9 giorni. Avversario. Allora, abbiamo Locatelli. Allora, ragazzi, giocano un 4-3-3, la Juventus. Come noi, a specchio. Perin, Danilo, Bremer, Borucci, De Sciglio. Paredes, Locatelli, Rabiot, Kostic, McKennie e Vlahovic. Di Maria sarà infortunato, immagino. Allora, Vlahovic lo marchiamo. Troppo forte, Vlahovic. Kostic lo marchiamo, che è pericolosissimo. Anche McKennie lo marchiamo per sicurezza. Col più debole... Direi di fare contrasti duri su Paredes e basta, perché è tosto. Pressing, però lo facciamo sui centrocampisti. Yes.
po' più debole. Facciamo così. Deciglio, andiamolo a smorzare sul piede più debole. Formazione, va bene. Confermiamo, vai, forza, forza Lazio, regà. Ah, ma sono 15 disponibili? Allora metti pure Adamonis, va. Non mi ricordavo che erano 15 disponibili quest'anno. Scusate, è una mia... Ok, mettiamo il numero ad Adebur. Che numero gli diamo? Ragazzi, ad Adebur gli diamo il 12. Sta bene così, Adebur. Mi piace il 12. Contrasti duri pure su Vlahovic. Vabbè, non l'ho messi. Poi magari dopo li mettiamo. Vediamo come va la partita. Vediamo. Dai, forza, regà. Spogliatoio. Vai, motivati. Posto così. Ancora il tunnel. Ok. Si va più di dove giocarla. Non intendo discutere questo. Vai, andiamo, 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 andiamo. Forza, forza, forza. Forza, ci dobbiamo rifare. Dopo il derby brutto ci dobbiamo rifare. Dai, regà. Juventus forte, ma noi ci dobbiamo rifare. Calcio d'inizio, dai. Dai. Avanti Lazio, famogli tre go, come diceva Roscili, giustamente. Vlahovic, Bremer, attenzione a loro, Danilo, Rabiot. Un inizio veramente catastrofico perché, ragazzi, è tostissimo, intenso. Dopo ci abbiamo l'Inter. Bonucci, Paredes. Lancio dentro, no, guardate che lancio. Kostic, però non arriva. Lazzari. Attenti alla Juve, De Sciglio. Kostic. De Sciglio. Immobile ruba palla, grande Ciro. No! De Sciglio! Ah, regà. Non va. Non va assolutamente. De Sciglio Vlahovic, 1-0. Che cosa sta succedendo a sta squadra? Non è quella delle amichevoli. Ma io che cazzo ne faccio a fare le amichevoli? Guardate Immobile. Un fantasma. Ma porca miseria, regà. Porca miseria, ragazzi. Oh, avete visto le amichevoli che andavano bene? No, vabbè. Vabbè, regà. Buonanotte. Ancora Vlahovic. Ancora Vlahovic, 2-0. No, è impossibile. Ma che veramente, oh. Abbiamo una difesa scandalosa, ragazzi. Incoraggiamoli. Difesa scandalosa, Lazzari, Pedro. No, veramente, è veramente assurdo. Boh, vabbè, Romagnoli. Zaccagni. Immobile. E dai. 2-1. Revisione del gol, il VAR. Rete concessa, certo, era regolare. Provedel, Romagnoli, stavolta abbiamo fatto bene qua, eh. Zaccagni, grande assist per Immobile. 2-1, dai. Qua c'è qualcosa che non quadra, secondo me. Cioè, stiamo subendo veramente troppo rispetto alle amichevoli. Cioè, non capisco. Come ha fatto a cambiare nel giro di una settimana la formazione, scusate. Ancora Vlahovic che rompe le palle. Patrick, fuori gioco, fuori gioco. Romagnoli, non stavano nemmeno giocando male come voti. Luis Alberto, Luis Alberto alto. Stava giocando malissimo Milinkovic. Centrocampo, ci hanno preso il centrocampo. Eppure noi abbiamo uno dei centrocampi più forti, eh. Luis Alberto, Luis Alberto, e c'è la punizione, 2-2, sì, 2-2, che punizione Luis Alberto, ragazzi, ricordatela, dai, regà, dai, 2-2, sta giocando male il sergente, ragazzi. Al sergente per Zaccagni, Danilo, attenzione a che sì, attenzione a Kostic,
Kostic. Alto, mamma mia, mamma mia. Incoraggiamo ancora la squadra. Tanto funziona sempre con l'incoraggiamento. Lazzari. Per Pedro. Pedro. Sbaglia tutto Pedro. Ma come sta giocando Pedro? Male, male, male. Luis Alberto recupera un po' un pallone al centrocampo. Incredibile. Zaccagni. Ragazzi, tanti recuperi al centrocampo. Locatelli. È un po' larga la squadra. Le maglie sono un po' larghe. Bello il lancio di Pedro per Immobile. Marciro. Zaccagni. 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 Occasione per il 3-2. Calcio d'angolo però per la Juve. Partite veramente complicate. Ci è arrivato un campionato difficilissimo. Sergio. Paredes. Bremer. Rabiot. Alto. Dai, forza, dai, avanti Lazio. Famo gli zi 3 gol, va. Però ne abbiamo subiti troppi. Attenzione, calcio d'angolo per noi, al 46esimo. Luis Alberto. Luis Alberto, secondo palo, Immobile. Anticipato, Sergio. Sergio ci ha provato. Da fuori. Mette alta. Va bene, ragazzi, 2-2, dai. Abbiamo giocato alla pari con la Juve. Stavolta. Le nostre occasioni le abbiamo segnate, ma pure loro, che hanno iniziato benissimo con Vlahovic. Però sta giocando male Sergio, il peggiore in campo, e anche Pedro. Al momento li lasciamo, però in caso li cambiamo, perché stanno giocando veramente male. Spogliatoio. Questa. Motivati. Fate vedere un attimo se loro hanno cambiato qualcuno. No. Hanno Di Maria, leggermente infortunato. Ok, spogliatoio. Cominciamo il secondo tempo, vediamo che succede. Dobbiamo ancora capire bene le tattiche, raga. Non c'è niente da fare, Romagnoli. Adesso oggi Alessio e Patrick, insomma. Pedro, per Immobile. Pedro. Va Sergio. Niente, De Sciglio. Lazio che lotta. Luis Alberto, calcio di punizione sul secondo palo. Pedro anticipato e partono contropiede. No, Sergio ruba palla. Sergio! No, ragazzi, che occasione per Milinkovic. Sta sbagliando tutto Milinkovic. Comunque troppa munizione, da beta. Cataldi! Cataldi! Esce Perin sulla barriera. Cataldi. Ragazzi, sostituzioni, fermi. Fermi tutti. Fermi tutti, fatemi ragionare. Allora, entrano. Allora. Entra Matteo Cancellieri, perché Felipe Anderson non è in forma. Voglio mettere Matteo Cancellieri al posto di Pedro. E voglio mettere al posto di Milink. Anche Marusic male, entra Valeri. Male Lazzari, entra Atebur. Gli facciamo fare l'esordio. Però adesso gli devo dare delle indicazioni ad Atebur, che è fondamentale. Istruzioni. Ok. Facciamo così. Poi mettiamo al posto di Milinkovic, che purtroppo non vorrei mai toglierlo, ci mettiamo Mattias Vesino. Ma non come mezzala stavolta. Ma Vesino gli facciamo fare il centrocampista di quantità. Raga, non voglio assolutamente fare cavolate. Non vai dentro. Crossa centrale. E va bene così. Non correre rischi, non fa cazzate. Ti puoi inserire, ma non fa troppe cazzate, Vesino. Rimani là. Ragazzi, abbiamo fatto 4 sostituzioni. Le ho fatte tutte, quasi tutte. Poi ne ce ne abbiamo un'altra. Perché LOL è matto. Vediamo un po' che succede. Comunichiamo, incoraggiamo la squadra. Va Provedel. Lancio per Atebur. Vediamo che fa Atebur, ragazzi. Atebur. Dall'altra parte per Luis Alberto. Va Luis. Fermato da McKennie. Vlahovic, attenzione. Dietro per Perin. Rinizia l'azione la Juventus. Perin. Bonucci. Paredes. Dall'altra parte per Kostic. De Sciglio va. Cancellieri non lo tiene. Bravo Patrick. Fate burra. Lancio per Immobile.
Adesso le risolve il mago, magari. Lancio dentro, Kostic, attenzione a Kostic. Grande chiusura di Adebur, De Sciglio, Kostic. Ha salvato Romagnoli, ragazzi. Mamma mia, no, fuori gioco, fuori gioco. Partita veramente complicata, eh. Danilo per McKenny. Mazza, Juventus è forte a sto gioco. Beh, è sempre stata così sul Football Manager. Bremer. Bonucci. Lancio dentro, Kostic, Cataldi. Attenzione, Romagnoli, Provedel, lancio lungo. Ora Bonucci. Immobile tenta di rubare palla. Bremer. Paredes. Danilo. Ottima Juve. Ottima Juve. Acciughina è tosto. McKenny. Mamma mia, ragazzi. McKenny mette alto. È calcio d'angolo. Anzi, calcio d'angolo. Siamo concentrati. Sto soffrendo. Sto soffrendo. Esce Provedel. Che uscita, raga. Grande uscita di Provedel. Allarga il gioco, dai, dai. Perché? Ma no, così. Luis Alberto recupera palla per Valeri. Va Emanuele. Tocco per Zaccagni. Dentro per Immobile. È fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Ragazzi, ultima sostituzione. Fermi tutti, che loro hanno fatto anche le loro sostituzioni. Vediamo un po' che fare. Allora, Cataldi non mi sta facendo impazzire, sono sincero. Entra Marcos Antonio. Posto di Cataldi, lì davanti alla difesa. E direi loro, andiamo a chiuderli. È entrato Moise Kean. E basta. Hanno messo, hanno fatto solo un cambio. Siamo all'80esimo. Vabbè, l'intelligenza artificiale deve comunque migliorare molte cose, secondo me. Ah, è entrato Miretti al posto di Paredes, vabbè. Ok, Immobile ruba palla, Immobile, Ciro, va Ciro, Ciro, va Ciro, prova dietro, Cancellieri, Cancellieri, per Adebur, in mezzo, Cancellieri, il tiro, ribattuto, calcio d'angolo, occasionissima per Cancellieri, che cos'è, fuori gioco? 84, 85... Partita difficilissima, ragazzi. De Sciglio. Pallone per Adebur. Va Adebur. Marcos Antonio. Lancio dentro per Cancellieri. Buono. Buono Cancellieri. Vesino. Vesino. Patrick. Per Luis Alberto. Di testa anticipato. Di testa anticipati. Va bene. Va bene. Perin, mamma mia che sofferenza. Non mi ricordavo più Football Manager sta sofferenza. Con la Lazio è troppa sofferenza, ragazzi, non ce la faccio. Adebur, Cancellieri. Grande Cancellieri. Grande Cancellieri. Grande giocata, prova il cross. Vesino di testa per Zaccagni. Gol! 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 Mattia! Zaccagni! 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 E c'è! Scusate, ma c'era troppa sofferenza, ho dovuto esultare. Guardate che gol Zaccagni! L'ha risolta lui! L'arciere! Mattia! Zaccagni! 4 minuti di recupero, fermi tutti! Lancio dentro! Miretti! Bene Patrick, fa buona guardia, Patrick! Allarga per Adebur! Adebur e guadagna il calcio d'angolo. Dai, avanti così, ragazzi. Forza. Ci prova Luis Alberto. Calcio d'angolo, perdi tempo, 91esimo. Che partita, signori. Con molta calma Luis Alberto. A lui, Immobile sul secondo palo. Bremer la prende di testa, fallo laterale, stiamo ancora qui, fa il furbo con il tempo Valeri, è giusto, in casa, davanti al nostro pubblico, 92esimo, non passa più, ma che cazzo fa Valeri?
Attenzione, Perin, lancio lungo. Miretti, ancora Valeri, Marcos Antonio, Romagnoli per Cancellieri, dentro per Ciro Immobile, Bonucci, grande anticipo, bella azione però. Lancio ancora dentro, chi è questo? Romagnoli, non fa cazzate. Romagnoli per Provedel, bene per Patrick, larga a destra per Atebur, vate, Atebur, bene per Cancellieri che mi è piaciuto tantissimo sulla destra. Va Cancellieri. Cross dentro, Marcos Antonio. Mamma mia. Al volo Marcos Antonio al 93esimo. Che tiro. Ragazzi, mancano 40 secondi. Perin. Colpo di testa. Marcos Antonio anticipato. Romagnoli, Patrick. Buttala. Romagnoli. Marcos Antonio, Romagnoli. La giocano bene invece. Valeri. Romagnoli. Buon tiki-taka. Ancora per... Valeri. Romagnoli. Il buon Vale. E sì! Grande vittoria con la Juve. 3-2. E il gol di Zaccagni che ci porta alla prima vittoria in campionato, signori. Dopo il brutto derby ci rifacciamo con una bella vittoria sulla Juve. E avevamo iniziato molto male la partita e l'abbiamo risolta con un bel 3-2, con una bella rimonta del vostro Lollo. Avanti Lazio, famogli e tre gol, e l'abbiamo fatti alla Juve, abbiamo vinto, grande gara, sono contentissimo. Buone le statistiche, quindi tutto sommato la mia tattica va bene, perché se la Juve riusciamo a batterla va bene. Allora, spogliatoio, braccia distese, ben fatto per forza con la Juve, ben fatto. Ottimo, ragazzi. Bene così. Possiamo fare qualsiasi cosa con questo gruppo. Non è più di quanto meritassimo. Va bene, ragazzi. 3 punti ce li siamo presi. Continuiamo. Sono contento. Vesino debutta con Lazio. Zaccagni ispira la vittoria della Lazio. Grande, elogiamo la prestazione di Zaccagni. Bene così. Inzaghi è stato visto all'Olimpico, ma non ci interessa. Questo manda il vice. Signori, belli di casa, si è fatta una certa. Oltre le 9. Io, ragazzi, è dalle 7 che sto in live. Abbiamo fatto oltre 2 ore. Raga, sono contento. Mi è piaciuto. Peccato per il derby. Però questa Lazio la stiamo costruendo bene. Sta andando bene. Grazie veramente a tutti di cuore per il sostegno, per il supporto che siete passati, per il follow, per i beat, per quello che avete fatto. Grazie di cuore. Ragazzi, sostenete questo piccolo canale. Tentiamo di andare su, non solo con Football Manager. Sapete che noi portiamo giochi a 360 gradi. Però sapete quanto mi piace il calcio, quanto mi piace comunque lo sport in generale. Molti sportivi sul canale, molti strategici gestionali, manageriali, ma non solo, raga. Porteremo tanta bella robetta. Insomma, raga, grazie di cuore. Ci vediamo, signori, lunedì, perché non penso sto weekend faccio live. Ci rivediamo lunedì alle 21, ok? Lunedì alle 21, classico orario. Ragazzi, un abbraccione a tutti, fate una buona serata, una buona cena e una buona bella nottata. Bella, regà, e forza Lazio, dai, belli di casa, buon weekend. Se non ci dovessimo vedere in live, buon weekend, a lunedì. Ciao a tutti, raga, bella, ciao.